Un saluto cordiale a tutti gli amici che sono presenti appunto a questo, ciao Carlo, a questo terzo seminario appunto di Incipit. Il primo, come voi sapete, è stato su problemi di egemonia e globalizzazione ed è stato affidato a Lorenzo Mesini della Fondazione Gramsci. Un secondo ha riguardato invece le questioni che concernevano appunto Machiavelli e in modo particolare i Quadernucci di Machiavelli, affidato appunto a Daniele Conti, che è un borsista dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Oggi invece il seminario è appunto affidato a Gio Maria Tessarolo, che ha compiuto tutto il suo corso ordinario presso appunto la Scuola Normale e che però dal mese di agosto di quest'anno sarà appunto nel PhD in filosofia politica di Berkeley, cioè alla University of California. E Tessarolo si è interessato sia nel suo lavoro alla scuola che anche nel progetto di ricerca a Berkeley di questione di filosofia politica. Ha pubblicato saggi su Machiavelli, Arrington, Montesquieu, Rousseau, Schmitt, ha curato un volume di saggi intorno a Tocqueville e a Marx insieme a Marco Zolli e è anche caporedattore del magazine online, della rivista online Agenda del portale Treccani. Dopo questo seminario di oggi è previsto entro questo mese un seminario invece affidato al Collegio San Carlo di Modena e qui rinnovo nuovamente il mio saluto a Carlo Altini che è il direttore appunto del collegio e che riguarderà temi di filosofia della storia del XVIII secolo. Riprenderemo poi le nostre attività a settembre con un seminario che è affidato, saluto Marta Erling a questo proposito, che è la direttrice dell'Istituto Italiano di Studi Storici, a Roberto Pertici e che riguarderà il manifesto degli intellettuali antifascisti di Croce e con tutta una serie di elementi nuovi. Con l'amico Pianta, io ci tengo molto a questo, abbiamo anche ragionato della possibilità di organizzare un seminario incardinato appunto nel lavoro che Mario svolge con i suoi allievi appunto nel Dipartimento di Scienze Sociali della Scuola Normale e anche quello mi piacerebbe appunto incardinarlo e programmarlo fra le nostre attività. Come voi sapete, e lo ripeto per chi non fosse stato presente agli altri seminari, questi seminari sono diciamo la prima cellula, almeno vogliono essere questo, di eventuali volumi. Naturalmente la decisione di pubblicarla appartiene al Consiglio Scientifico di Incipit, che come voi sapete, mi ripeto, è un progetto culturale ed editoriale innestato nell'edizione della Normale e noi pubblicheremo, ma qui naturalmente il Consiglio Scientifico che deve decidere e naturalmente l'edizione della Normale, quindi Maria Vittoria Benelli e il comitato editoriale delle edizioni, dovremmo pubblicare i nostri primi volumi di Incipit, intendo, nel mese di ottobre-novembre ed è quella a cui si sta cominciando a lavorare. Naturalmente è un'esperienza che, da quello che stiamo vedendo, è molto ricca, è molto complessa perché per la prima volta abbiamo creato appunto un network, come lo volete chiamare, di sette grandi istituzioni italiane che producono, che si sforzano di produrre insieme riflessioni culturali e attività editoriali e volumi e testi. Questo non è semplice, ma mi pare che le cose per ora stiano andando bene anche, e non mi stancherò mai di ringraziarla per l'aiuto che sta venendo da Elisa Guidi, che ci sta seguendo Incipit, che del resto è generato dalla Scuola Normale, sta seguendo
incipit con attenzione e con le capacità che tutti quanti noi le riconosciamo. E a questo punto darei la parola a Gio Maria Tessarolo dicendo che ci muoveremo come abbiamo fatto per gli altri seminari, cioè diamo appunto la parola a Gio Maria per un intervento, immagino intorno a un'ora, e poi ci sarà la discussione e il dibattito da cui misureremo anche l'importanza del tema affrontato da Gio Maria, che è quello dell'ideologia repubblicana, e se ci sono appunto le condizioni per andare avanti e per procedere da una discussione seminariale fra di noi alla pubblicazione di un volume. Ecco, questo nesso seminari-pubblicazioni, come abbiamo detto più volte, è la specificità principale appunto di Incipit, oltre allo sforzo che mi pare stia riuscendo di mettere insieme grandi istituzioni culturali che siano in grado di produrre un'attività editoriale di alto livello, che sia capace, questo è l'altro obiettivo nostro, di misurarsi a livello europeo con le altre university press che lavorano in Europa. Darei quindi la parola a Gio Maria, se siamo d'accordo. Prego. Grazie mille, innanzitutto al professor Ciliberto per l'introduzione, a tutto il Consiglio Scientifico di Incipit per l'invito. È un piacere essere qui, anche se appunto da distante, per parlare di questi temi. E ringrazio naturalmente anche tutti voi presenti per l'attenzione. Ora dovreste vedere appunto la condivisione anche del PowerPoint, e con questo direi che possiamo cominciare. Parlerò, come ha detto il professore, per circa un'ora o poco più, e poi spero che ci sarà occasione di discutere dei temi. 128 dei 193 membri delle Nazioni Unite si definiscono repubbliche, inclusa naturalmente l'Italia. Se si chiedesse però a storici del pensiero politico di chiarire il significato di questa categoria, si otterrebbero probabilmente una serie di risposte molto diverse fra loro. Si avrebbe così l'impressione di essere di fronte ad un oggetto, la Repubblica, che se da un lato pare sufficientemente chiaro da figurare su stemmi o documenti ufficiali, dall'altro ha delle origini e una storia a dir poco nebulose. Questo si potrebbe sostenere vale per la maggior parte delle componenti fondamentali della politica occidentale contemporanea: democrazia, libertà, Stato, sovranità e così via. Nonostante ciò, quello del concetto di Repubblica è un caso particolare. Quella che negli ultimi 50 anni è stata chiamata teoria politica repubblicana è stata infatti legittimata e basata su un'eredità storica, forse più di qualsiasi alternativa contemporanea. Questa eredità, tuttavia, più che con il concetto di Repubblica di per sé, concerne il repubblicanesimo, e la distinzione fra i due è cruciale. Del concetto di Repubblica non è mai stata scritta una storia, mentre del repubblicanesimo fin troppe. Il motivo del primo di questi due fatti è molto semplice, cioè a partire dal conio latino Respublica, che ha poi prodotto nelle lingue europee moderne sostantivi corrispondenti, ma anche l'inglese Commonwealth, scrivere una storia della Repubblica significherebbe poco meno che scrivere una storia dell'intero pensiero politico occidentale. Se si cercasse infatti di rintracciare l'uso del termine attraverso i secoli, anche solo limitandosi agli ultimi 4 o 5, lo si troverebbe applicato ad una quantità di forme, teorie ed idee politiche così vasta da perdere qualsiasi specificità. Se nel 1946, per esempio, l'Italia ha scelto fra Repubblica e Monarchia, 5 secoli prima, come ha recentemente ricordato James Hankins, l'umanista Uberto De Cembrio da Vigevano aveva dedicato il suo De Repubblica del 1422 al suo signore Filippo Maria Visconti ed elogiato la monarchia come miglior forma di governo. Un secolo e mezzo dopo, la più classica difesa di quello che è normalmente chiamato assolutismo rinascimentale da parte di Jean Baudin si sarebbe intitolata Le Six Livres de la République. Più complesso è il caso del repubblicanesimo o republicanism. Come tutti gli ismi della storia del pensiero politico, si tratta di un prodotto della critica contemporanea. Come ho già accennato, quello che è avvenuto negli ultimi 50 anni è stato che un nuovo filone di riflessione teorica è stato motivato direttamente da un processo storiografico, non solo nel senso che determinate idee o autori del passato hanno ispirato nuove teorie, ma in quello ben più forte che queste ultime, cioè le teorie, pretendono di costituire una riproposizione contemporanea delle stesse idee di una tradizione dimenticata ma fondamentale per la politica occidentale.
La riscoperta storiografica di una tradizione ben precisa è considerata come il punto di partenza di una formulazione teorica che, più che come nuova, diciamo, si vuole configurare come un recupero di un tesoro sommerso. A tale connessione forte tra storia e teoria ci si potrebbe aspettare che corrispondesse una storiografia altrettanto solida e distintiva. Come però sa bene chiunque se ne occupi, più che di repubblicanesimo sarebbe corretto parlare di repubblicanesimi. Studiosi diversi hanno infatti stabilito la stessa connessione da una presunta tradizione dimenticata ad una sua riattualizzazione tra diverse storie e diverse teorie, che spesso si assomigliano almeno tanto quanto divergono. Questa molteplicità, tuttavia, non sembra aver scosso la solidità del campo di studi. Di storiografia repubblicana e teoria repubblicana nel mondo accademico si continua a parlare per identificare univocamente un ambito di ricerca. Negli ultimi 20 anni, poi soprattutto, la discussione si è concentrata sempre di più sull'aspetto più propriamente teorico di una teoria repubblicana, quella nata dagli studi di Quentin Skinner e Filippetti. È diventato pertanto consueto limitarsi ad accennare all'esistenza di alternative storiografiche per poi liquidarle come semplici disputi accademici che non compromettono l'esistenza di una tradizione e dedicarsi alla discussione di aspetti teorici. Esemplari sono in questo senso i capitoli sul tema scritti per esempio da Richard Dagger per l'Oxford Handbook of History and Political Philosophy del 2011 o da Cecil Labor per l'Oxford Handbook of Political Ideology del 2013. Nonostante, come avrò modo di chiarire a breve, molti studiosi da Marco Geuna a Rachel Hammersley abbiano affrontato la questione in modo molto più problematico e sofisticato, la discussione storica e storiografica, soprattutto quella anglofona, sembra generalmente soddisfatta della conclusione che un qualche tipo di tradizione repubblicana, per quanto magari molteplice e polimorfa, sia effettivamente esistita e che essa sia la fonte di una teoria repubblicana. L'obiettivo di questo intervento sarà stimolare la discussione problematizzando la prima metà di questa convinzione, quella storiografica, ossia quella più raramente messa in discussione. Nello specifico cercherò di argomentare due tesi. Nella prima sezione offrirò una lettura della storia della storiografia repubblicana con l'obiettivo, per così dire, di contestualizzare il contestualismo. Vorrei infatti suggerire, della prima tesi, che applicando il metodo contestualista agli studiosi stessi che l'hanno per primo proposto, ossia Pocock e Skinner, si può concludere che la nascita di una tradizione repubblicana tra anni 70 e 80 non è stato affatto un processo neutrale e puramente accademico. L'enfasi progressivamente posta sulla sua continuità e solidità sembra piuttosto essere dovuta alla necessità di fornire un'alternativa storica alle letture liberali della prima modernità. I problemi che emergeranno da tale ricostruzione apriranno la strada per una in cui individuerò alcuni modi in cui è possibile parlare di tradizione nella storia del pensiero politico e individuerò come i vari repubblicanesimi o i vari approcci al repubblicanesimo corrispondano o meno a ciascuno di essi. L'esito, e la seconda tesi, sarà che una tradizione repubblicana non è semplicemente mai esistita, quantomeno non nei termini in cui l'espressione viene normalmente utilizzata o intesa. Per cominciare con la prima sezione, dunque. La storia della storiografia repubblicana è solitamente presentata in uno di due modi, che ora, per appunto, facilità, riassumerò brevemente. Il primo modo, per un esempio, si può fare riferimento al saggio di Dagger, che ho citato poco fa, ma anche a molti lavori di Frank Lovett, è unilineare e vede un'accumulazione che parte dagli anni 70 e in particolare dalla pubblicazione di The Machiavellian Moment, nel 1975. Il capolavoro di John Pocock è solitamente identificato con la proposta di un repubblicanesimo di matrice aristotelica, in cui è la riscoperta tardo-medievale della politica di Aristotele a dare inizio ad una tradizione alternativa che attraverserebbe la modernità, dall'umanesimo civile alla rivoluzione americana, e i cui caratteri di fondo sarebbero la convinzione nella politicità naturale dell'essere umano, la partecipazione virtuosa ad una comunità politica come modo di realizzare tale natura e la convinzione nella sua ineludibile fragilità, che pone il problema drammatico della corruzione della Repubblica attraverso la decadenza della moralità dei suoi membri. Da Machiavelli e Guicciardini questi ideali sarebbero stati trasmessi al Seicento inglese e in particolare attraverso James Harrington alla mentalità di opposizione che tra la seconda metà del XVII e la prima metà del XVIII secolo critica l'abbandono dell'ideale del cittadino armato e proprietario di terra a favore di un esercito nazionale finanziato dal debito pubblico, fino ad arrivare alla Scozia dell'Illuminismo, soprattutto dall'altra parte dell'oceano.
Questo primo tipo di resoconti solitamente riconosce l'influenza di Pocock su una vasta serie di ambiti filosofici e politici durante gli anni Ottanta, dal comunitarismo in filosofia politica e normativa al costituzionalismo americano, per poi presentare le ricerche di Quentin Skinner come un punto non tanto di svolta quanto di precisazione e arricchimento. Il significato dei suoi lavori, di Skinner, cioè della sua Very Short Introduction a Machiavelli dell'81 fino a Liberty Before Liberalism del 98, sarebbe quello di reinterpretare un canone di autori in larga parte simile a quello di Pocock, ma alla luce di fonti diverse, romane e non greche, in cui a venire in primo piano non è il contrasto fra virtù e corruzione, ma la necessità di difendere la libertà. È soprattutto quest'ultima ad essere ripensata da Skinner. Skinner, infatti, basandosi sulle categorie del diritto romano, propone un terzo concetto di libertà, oltre a quelli berliniani di libertà positiva e negativa, e la chiama teoria neoromana della libertà. La sua essenza è la definizione di uomo libero come l'opposto di schiavo, per cui libero è chiunque non sia sottoposto al potere arbitrario di qualcun altro. Individuare questo come il fulcro delle teorie repubblicane moderne implica una strumentalizzazione della virtù, che da fine, in quanto attributo fondamentale dell'animale politico, diventa mezzo, per cui partecipare alla vita pubblica è un modo per prevenire l'imposizione della volontà arbitraria altrui, e di un despota in particolare. Il modo in cui questo viene garantito non è tanto il governare ed essere governati a turno, dello zoon politikon pococchiano, quanto la formazione di un governo della legge che, arginando il potere arbitrario, permetta la garanzia della sicurezza individuale e lo sviluppo della personalità civica. Solo cittadini non dominati, nella versione di Skinner, potranno essere virtuosi a sufficienza da garantire la prosperità, la grandezza e la sicurezza della Repubblica. In questo tipo di narrazione che ho appena riassunto, non c'è alcuna cesura, ma al contrario un arricchimento e una complicazione progressiva. L'idea che esistano quindi due anime del repubblicanesimo, una greca e una romana, è estremamente diffusa e frequentemente citata come un dato di fatto scomodo ma inevitabile. L'esempio più celebre di questo tipo di posizione è stato fornito da John Rawls nel 1993, quando in Political Liberalism ha distinto l'umanesimo civile come forma di aristotelismo, anche se in quel caso ad essere citati in nota come riferimenti erano Taylor e Arendt, non Pocock, dal repubblicanesimo classico, esplicitamente identificato con l'interpretazione skinneriana appunto di Machiavelli e con Tocqueville. L'aspetto più curioso di tale presentazione è naturalmente che si dà per scontato che una tradizione repubblicana o un repubblicanesimo moderno esista e che se ne possono dare semplicemente due interpretazioni diverse. Si ha così l'impressione che Pocock e Skinner abbiano stabilito in modo inequivocabile che una tradizione c'è, per poi leggerne le fonti, i punti teorici, gli snodi centrali in modo differente. Un modo alternativo, invece, quindi il secondo modo di risolvere questo dilemma, è leggere la storia della storiografia repubblicana come un percorso invece discontinuo e progressivo, ed è per esempio quello che fa Maurizio Viroli. In questo caso si sceglie, diciamo, l'interpretazione romana del repubblicanesimo, quella di Skinner, e la si presenta come quella vincente. Quello che sarebbe avvenuto sarebbe cioè che gli studi degli anni Ottanta avrebbero preso come punto di partenza gli autori e i temi del momento machiavelliano e corretto la storia che esso raccontava alla luce dell'impalcatura già abbozzata da Skinner nelle Foundations of Modern Political Thought del 78 e poi ulteriormente sviluppata appunto negli studi sul concetto di libertà. Insieme alla riscoperta della centralità appunto di questo terzo concetto di libertà, la grande innovazione dal punto di vista storico sarebbe l'individuazione delle origini di questa tradizione, non appunto nella riscoperta della politica di Aristotele, quanto nel modo in cui i comuni italiani, già nel Medioevo, appunto, utilizzano i classici latini per delineare ideali civili che troveranno poi la loro massima e massimamente eterodossa presentazione nei discorsi di Machiavelli. In questa prospettiva il modello pococchiano diventa pertanto semplicemente una versione errata e superata, i cui concetti centrali sono stati riletti in modo più corretto e utile dalla ricostruzione storica di Skinner e dalla sua applicazione teorica da parte di Petit o di Viroli stesso. La maggior parte degli studiosi di repubblicanesimo tuttavia non sosterrebbero una versione così rigida della storia e l'interpretazione greca pococchiana è ancora spesso presentata come altrettanto valida di quella romana skinneriana. Spesso anzi si incontrano tentativi sincretici di fondere le due linee in un'unica macro tradizione repubblicana che inizierebbe con Platone e Aristotele, proseguirebbe a Roma e verrebbe poi resuscitata in modi diversi da vari autori della prima modernità. In un libro del 2002 intitolato Civic Republicanism, per esempio, Isild Hönön
vede il repubblicanesimo dell'antichità come caratterizzato dal problema della virtù, quello rinascimentale da quello della libertà e quello settecentesco da quello della partecipazione, ma nulla toglie appunto che si abbia un'unica linea. Ora, tutte queste ricostruzioni che ho brevemente riassunto hanno in comune il ruolo centrale assegnato al Machiavellian Moment, che tutti ritengono unanimemente essere la prima presentazione organica, corretta o sbagliata che sia, di una tradizione repubblicana, espressione appunto che peraltro compare nel sottotitolo dell'opera stessa, di Atlantic Republican Tradition. Che il libro di Pocock volesse essere una grande sintesi è chiaro. Esso si presenta come il punto di incontro e di snodo fra una serie di sviluppi storiografici dei tre decenni precedenti, il ripensamento della filosofia politica dell'umanesimo ad opera di Hans Baron ed Eugenio Carême, lo studio della mentalità classica nel mondo inglese da parte di Sarah Fink, Caron e Robbins, la revisione da parte di Bernard Bailing e Gordon Wood del pensiero dei padri fondatori americani. Questi debiti sono talmente espliciti nel testo che in un'importante recensione su cui tornerò a breve, Cesare Vasoli era arrivato a dire che dal punto di vista storico vi si poteva trovare poco di originale. Nonostante ciò, il risultato è stato poi spesso letto come molto più della somma delle sue parti, come la vera e propria riscoperta di una continuità che dal 400 arriverebbe al 700. In The Machiavellian Moment, però, a dir la verità, la ricostruzione appunto di una tradizione repubblicana non si parla molto. L'espressione stessa Republican Tradition compare appena una decina di volte in quasi 600 fitte pagine. Quella menzionata nel sottotitolo sembra più essere una tradizione data per scontata, già data per scontata, presumibilmente sulla base di lavori quindi di Fink, di Robbins, ma anche di Bausma, di cui l'opera esplora due occorrenze, quella fiorentina e quella anglofona. È difficile rintracciare nei meandri del testo una dichiarazione esplicita del fatto che l'argomentazione abbia implicazioni più generali o soprattutto che essa volesse ricostruire una tradizione nel senso forte del termine. I protagonisti della storia sembrano essere linguaggi mobili, imprecisi e fluidi, il cui intrecciarsi garantisce dinamismo, ma anche un'ambiguità costante. Circa 30 anni dopo, però, una nuova postfazione del 2003 sancisce invece in modo molto più cristallino ed inequivocabile che, cito, «The Machiavellian Moment dovrebbe essere letto come una storia della dialettica tra la Repubblica e le sue alternative». Vorrei suggerire che questo mutamento di enfasi non è una mera esplicitazione di temi già impliciti in precedenza, ma costituisce il punto d'arrivo di un vero e proprio sviluppo nell'autointerpretazione che Pocock dà della sua opera, in particolare tra la seconda metà degli anni 70 e la prima metà degli anni 80. Il punto di partenza di questo processo sono le reazioni a The Machiavellian Moment e all'edizione delle opere di James Harrington curata da Pocock due anni più tardi. Nonostante siano oggi comunemente citati come pietre miliari della storiografia repubblicana, l'accoglienza riservata a questi lavori fu all'epoca tutt'altro che trionfale. Molti recensori anzi li accusarono di essere testi confusi, poco organici e non convincenti, incluse voci d'eccezione come James Burns e Judith Clark. Per fare un esempio, nella prestigiosissima ma all'epoca nuova rivista Political Theory, Neil Wood sentenze nel 76 che, cito, nella misura in cui ha avuto successo nel depoliticizzare la teoria politica, ha disumanizzato la storia. Negli anni successivi, Pocock tenta quindi in più occasioni di chiarire e specificare il senso e la portata della sua argomentazione. In una conferenza tenuta nel 77, si scaglia contro quella che chiama il mito di Locke e contro la tendenza a leggere il pensiero moderno come un pensiero teleologico di nascita del liberalismo. Sono in particolare due scuole critiche del liberalismo ad essere responsabili di questa esagerazione. Da un lato quella socialista marxista e dall'altro quella neoclassica o neoconservatrice, arendtiana e straussiana. L'importanza di The Machiavellian Moment starebbe nel mostrare che il liberalismo non è stato affatto dominante tra 600 e 700. Questo tuttavia non implicherebbe alcuna critica del liberalismo in quanto tale. Poco che arriva addirittura a sostenere, ironicamente, che, cito, talvolta mi stanco a tal punto di chi tenta di arruolarmi nel nome della filosofia politica da una parte o della prassi storica dall'altra, che ricorro al liberalismo come modo di difendere la mia libertà personale, cosa in cui riesce piuttosto bene. Ma nonostante ciò, appunto, il risultato di queste argomentazioni era inevitabilmente un approfondimento polemico della distanza fra il linguaggio repubblicano e quello liberale, che irrigidiva sempre di più la tradizione machiavelliana e la sottraeva al compromesso. Un capitolo importante di questa storia riguarda poi il rapporto fra Pocock e l'Italia.
Dopo che Vasoli lo accusa nel 1977 nel Journal of Modern History di aver scritto un'opera ideologica e non storica, si tiene a Pisa nel 78 un convegno sul mito di Venezia, in cui si discute anche del Machiavellian Moment e in cui Anna Maria Battista e Nicola Matteucci sostengono la sua interpretazione come espressione di una ideologia americana che celebrerebbe quindi le origini dell'America. Pocock risponde con una piccata nota pubblicata nel Pensiero Politico, la rivista appunto, nel 79 e poi nell'introduzione all'edizione italiana del Momento Machiavelliano dell'anno successivo, a sua volta ripubblicata come articolo nel Journal of Modern History nell'81. In tutti questi casi ci tiene a ribadire che la tradizione su cui la sua ricostruzione si era basata era stata fiorentina, non veneziana, e che, cito dall'articolo dell'81, The Machiavellian Moment mostra costantemente il repubblicanesimo come antitetico al liberalismo, at odds with liberalism, e tende a rendere l'immagine storica di sé dell'America precaria più che sicura. L'esito più chiaro di queste diatribe si ha in un saggio dell'81, poi inserito in apertura alla raccolta Virtue, Commerce and History, in cui virtù e diritti vengono visti come due linguaggi o modi di pensare alla politica che si sono a lungo esclusi a vicenda. Natural Rights History Theories di Richard Tuck, che era stato nel frattempo pubblicato nel 79, è qui la storia emblematica dei secondi, cioè dei diritti e quindi del liberalismo, mentre di Machiavellian Moment rappresenta, cito, la scoperta che accanto alla storia del liberalismo, che è una faccenda di legge e diritto, è esistita durante tutta la prima modernità la storia di un repubblicanesimo umanistico, in cui la personalità era concepita in termini di virtù. Sono frasi che con difficoltà avrebbero potuto trovare spazio nel Machiavellian Moment stesso, in cui di liberalismo si era parlato pochissimo e solo nell'ultima sezione, tanto che nella sua recensione Harvey Mansfield aveva criticato questa assenza e ha auspicato un confronto tra civic humanism e liberalism. In questi anni prendono così forma due acquisizioni fondamentali che non sono chiaramente rintracciabili nel testo del 75, ma che sono poi entrate nelle narrative standard del repubblicanesimo, ossia che il repubblicanesimo moderno sia stato un'alternativa e un rivale del liberalismo e che esso consiste in una tradizione compatta e continua che da Firenze arriva a Filadelfia. Come puntualizza nella sua nota del 79, poco che era arrivato in America dall'Università di Canterbury, Nuova Zelanda, nel 1966, quando gran parte del Machiavellian Moment era già stato scritto. Se anche quindi nella sua parte finale esso fa riferimento alle crisi americane di fine anni 60 e inizio anni 70, precisa sempre Pocock, esso non è stato il prodotto di un contesto americano. Quando tuttavia negli stessi anni, cioè fine anni 70, si scaglia contro l'ossessione per il liberalismo, è sempre ad un contesto americano che si fa riferimento. Nella conferenza del 77, per esempio, è cito «la teoria politica contemporanea americana», ad essere colpevole della centralità attribuita a Hobbes e Locke. La stessa viene poi denunciata nell'articolo dell'81 come tipica di nuovo, e qui anche l'affinità di formulazione è davvero notevole, di una conventional wisdom americana. Se anche il Machiavellian Moment non nasce in un contesto americano, esso diventa uno strumento in un dibattito che Pocock stesso riconosce essere peculiarmente americano e che ha il ruolo storico del liberalismo come punto focale. A questo punto la conventional wisdom americana però non era più limitata alla storiografia marxista e neoconservatrice che Pocock menzionava. È impossibile infatti ignorare che gli anni 70 sono nella teoria politica americana anche il decennio naturalmente della teoria della giustizia di Rawls, che per quanto spesso presentato come emblema di opera appunto astratta e astorica, era anche in realtà un tentativo dichiarato, e cito appunto la traduzione Feltrinelli, di generalizzare e portare a un più alto livello di astrazione la teoria tradizionale del contratto sociale di Locke, Rousseau e Kant. Aveva quindi anche un intento di connessione fra storia e storiografia molto preciso. Chi fa riferimenti espliciti a Rawls non è tanto poco quanto Skinner, la cui costruzione del terzo concetto di libertà è pensata in polemica esplicita con il modo in cui il liberalismo contemporaneo ha continuato ad utilizzare la concezione hobbesiana negativa e gli strumenti giuridici ad essa associati. In un articolo dell'83, per esempio, appunto, come si può vedere nella citazione, Skinner contrasta Rawls e Machiavelli come gli archetipi di due modi antitetici di pensare alla libertà, con l'obiettivo naturalmente di recuperare il secondo dall'oblio imposto dal trionfo moderno della legge naturale. E lo stesso poi avverrà in altri saggi, già in uno dell'anno successivo, per esempio. E da notare alla fine del passo anche l'enfasi appunto sull'early modern contractarianism.
Non di solo accademia, tuttavia, si nutre un contesto. Si tratta di un aspetto cui in questa sede si può solo accennare, ma è importante tenere presente che negli anni Ottanta, mentre i due erano rispettivamente appunto professore di storia alla Johns Hopkins University di Baltimora, poco, e professore di scienza politica all'Università di Cambridge, Skinner, nei due paesi, appunto, cioè Stati Uniti e Regno Unito, stavano trionfando appunto la Reaganomics e il Thatcherism. Più che una semplice questione accademica, quindi il liberalismo e le sue alternative erano questioni politiche all'ordine del giorno. Al di là di questo, però, come spero questi brevi accenni abbiano suggerito, quella che è spesso oggi presentata come una costruzione puramente storica, cui solo in un secondo momento si è aggiunto uno sviluppo teorico, è stata in realtà fin dall'inizio almeno in parte uno strumento polemico, o almeno appunto lo è diventata dalla fine degli anni 70. Ed è questo che, seguendo l'uso che ne fa Vasoli, il termine ideologia nel titolo di oggi sta a segnalare. Più che da specifiche tesi storiche, i due repubblicanesimi pococchiano e skinneriano sono tenuti insieme dall'intento di utilizzare il revival moderno del pensiero politico classico per costruire un'alternativa alle credenziali storiche di un liberalismo che tra anni 70 e 80 sembrava dominare la discussione. È a questo intento polemico, più che a necessità storiche, vorrei suggerire che è dovuta l'enfasi che è stata spesso posta sulla compattezza e l'uniformità di una tradizione repubblicana. Ma per verificarlo, appunto, è alla costruzione di questa tradizione che è necessario a questo punto rivolgersi. Ora, ci sono molti modi di costruire una tradizione nella storia del pensiero politico. Un primo è quello che si può chiamare appunto costruzione autoattributiva, che è quella più vicina all'idea intuitiva che si ha del termine. In questo caso si includono all'interno della tradizione tutti gli autori che non solo condividono un determinato punto di riferimento storico o teorico, ma che hanno ed esprimono anche la consapevolezza di appartenere a questa serie di autori e quindi si autoattribuiscono appunto il ruolo in questa tradizione. Un esempio molto chiaro di questo tipo di costruzione può essere il marxismo, in cui è possibile individuare una serie di autori che si sono in vari modi ispirati ai testi e alle idee di Karl Marx e che hanno avuto ed espresso la consapevolezza di condividere tale punto di riferimento con il resto di una tradizione marxista. In questa prima accezione molto specifica è estremamente difficile pensare che si possa parlare di tradizione repubblicana. E in effetti nessuno ha mai davvero sostenuto seriamente che sia possibile. Tutti gli studiosi di repubblicanesimo sarebbero disposti ad ammettere che non tutti i repubblicani erano consapevoli della loro appartenenza ad una tradizione. Alcuni, però, sarebbero probabilmente a favore di una definizione più essenziale, che conservi semplicemente il primo dei due criteri appena proposti. Lo si potrebbe chiamare modo referenziale di costruire una tradizione, in cui è il semplice fatto di fare riferimento ad un autore o modello comune che tiene insieme i componenti. In questo senso si può indubbiamente parlare di tradizione aristotelica, per esempio, nella filosofia medievale rinascimentale, o di tradizione spartana nell'immaginario politico moderno. A questo proposito si potrebbe osservare che la pretesa di James Harrington di difendere la ancient prudence contro quella moderna di Hobbes vede esplicitamente Machiavelli e gli antichi come precursori. Machiavelli a sua volta vedeva la sua impresa nei discorsi come quella di resuscitare un modo di pensare alla politica antico o dimenticato, o quantomeno quello di un certo tipo di antichità. Per quanto possa a prima vista sembrare una soluzione attraente, nemmeno questo è un criterio a cui si è fatto spesso ricorso. Parlare di antichità in termini così generici rischia infatti di essere quantomeno fuorviante. Questo infatti identificherebbe al massimo varie tradizioni classiche che non condividerebbero appunto nulla di comunemente appunto repubblicano. Gran parte dei pensatori politici appunto dal 400 in poi ha d'altra parte fatto riferimento alla classicità in un modo o nell'altro. Quanto più vago e ampio appunto è questo riferimento comune, poi tanto meno la sua adozione dice del suo contenuto e utilizzo. Difficilmente si potrebbe pertanto prospettare una tradizione repubblicana in questi termini. Un terzo modo di parlare di tradizione può essere chiamato ereditario, ed è una versione meno rigida del primo. Si può in questo caso pensare che una tradizione sia semplicemente una serie di pensatori collegati dal fatto che, pur senza che ciascuno di essi sia consapevole del punto di partenza o dell'esistenza stessa di tale tradizione, ciascuno di essi riprende qualcosa da un anello precedente della catena. Questa sembra essere l'opzione più vicina al modo in cui Pocock costruisce la migrazione di idee del Machiavellian Moment. Per esempio, se anche il dibattito settecentesco su virtù e corruzione non è sempre consapevole della sua dipendenza da radici machiavelliane, il fatto che attraverso Harrington sia possibile ricondurne le radici a Machiavelli garantirebbe, secondo Pocock, di poter parlare di una tradizione,
I problemi di questo tipo di definizione sono molti. I due principali sono che innanzitutto essa sarebbe valida solo per un tipo molto selettivo di storia, come quella del Machiavellian Moment. Sarebbe molto difficile includere in una tradizione repubblicana così intesa la maggior parte degli autori che sono invece oggi considerati a pieno titolo repubblicani, dai pensatori olandesi del Seicento a quelli ginevrini del Settecento. Allo stesso modo, questo criterio non può essere soddisfatto dall'idea, per esempio, di Skinner, di Petit, di Viroli e molti altri, che la tradizione repubblicana sia caratterizzata dalla libertà come non dominio o neoromana, che è un'eredità diffusa del diritto romano che vari autori utilizzano indipendentemente e non un concetto o un modo di pensare alla politica esclusivo di una linea compatta. Non solo in quest'ultimo caso appunto rimarrebbe ben poco di una tradizione intesa in modo ereditario, ma la si starebbe costruendo in un modo metodologicamente diverso, che è quello che propongo di identificare come quarta tipologia e di chiamare modo concettuale di costruirlo. Se finora infatti sono stati presi in considerazione dei metodi interessati a ricostruire una tradizione effettivamente e storicamente esistita in quanto serie di interazioni intellettuali fra pensatori, molto spesso quando si parla storiograficamente di tradizione si intende in realtà un costrutto volto a individuare affinità teoriche, indipendentemente dalla quantità o continuità dei contatti e delle relazioni storiche tra gli autori in questione. Questo è stato senza dubbio il metodo più utilizzato nel caso del repubblicanesimo ed è stato messo in pratica prevalentemente in due modi. Prima di prenderli in considerazione nel dettaglio, tuttavia, è importante mettere in luce una tensione metodologica che sta inevitabilmente alla base dell'adozione di una qualsiasi appunto costruzione concettuale. È importante infatti ricordare che il repubblicanesimo è forse l'esito di maggior successo della cosiddetta scuola di Cambridge, di cui Pocock e Skinner sono normalmente ritenuti i massimi esponenti. Essa è nata negli anni 60 dall'intento di utilizzare lo studio linguistico dei contesti in cui la storia del pensiero politico ha preso corpo contro lo studio astorico di canoni, di grandi testi o grandi idee sottratti al contesto storico e politico di origine. Nella loro forma più rigorosa, quella data all'inizio da Skinner, tali principi sancivano in modo anti-straussiano che non esistono problemi perenni o grandi domande cui i pensatori del passato avrebbero fornito risposte, ma solo dibattiti confinati ad un determinato tempo e luogo. Nel corso dei decenni questa posizione è stata poi notevolmente smussata, ma rimane però inevitabilmente paradossale il fatto che la costruzione concettuale di una tradizione repubblicana consista precisamente in un tentativo di recuperare idee comuni a contesti anche molto lontani, diversi fra loro, dai comuni dell'Italia medievale all'Inghilterra del Seicento, alla Francia e all'America rivoluzionaria. Lasciando però da parte questo problema metodologico, il tipo più classico appunto di costruzione concettuale è quello, potremmo dire, unitario, che prevede l'individuazione di un minimo comune denominatore. Negli ultimi decenni ne sono stati ipotizzati numerosi, qui ho elencato alcuni esempi, e tutti si sono rivelati inadeguati. Qui è bene appunto esaminare alcuni di questi esempi perché sono anche quelli che si trovano più frequentemente citati. Un concetto chiave a cui si fa tipicamente appello è quello che sta al cuore della concezione contemporanea di repubblica, ossia appunto un governo in cui la sovranità appartiene al popolo e nello specifico l'opposizione alla monarchia. Repubblicano sarebbe chi sostiene una forma di governo quantomeno non monarchica, o quantomeno chi ritiene una forma non monarchica migliore di quella monarchica. Questa posizione, che è stata poi chiamata appunto repubblicanesimo esclusivista, proprio per sottolineare l'aspetto negativo della sua caratterizzazione, è stata fino agli anni 90 quella di Quentin Skinner stesso. Se però questo fosse ciò che contraddistingue gli autori repubblicani, ben pochi farebbero parte di questa tradizione nella prima età moderna. Come hanno mostrato in modi diversi David Wootton e James Hankins, l'opposizione alla monarchia in quanto tale era un fenomeno rarissimo fino almeno alla metà del Seicento. L'associazione stessa fra res publica e governo non monarchico non è più antica della metà del Quattrocento e quando viene presentata nel primo capitolo del Principe di Machiavelli è più una novità che un uso consolidato, come confermato anche dal fatto che nelle altre opere Machiavelli stesso usa Repubblica per indicare qualsiasi corpo politico a volte, indipendentemente dalla sua forma di governo. Questo è del tutto coerente con il modo in cui James Hankins ha mostrato che nell'Italia del Quattrocento la preoccupazione per la virtù dei governanti era molto più significativa di quella per la forma istituzionale, e che accomunava sotto appunto l'ombrello di res publica tanto i regimi popolari, o formalmente tali come Firenze, quanto quelli monarchici.
Ancora nel caso dei maggiori repubblicani inglesi la situazione non è affatto così netta. Il ruolo del Lord Arconte in Oceania, per esempio, ha recentemente portato Rachel Hammersley a mettere in dubbio l'opportunità di caratterizzare Harrington come un esclusivista, cioè Harrington avrebbe accettato la presenza di una figura unica al vertice. Mentre nel caso di Milton non è affatto possibile rinvenire un'avversione alla monarchia in quanto tale, se non in alcuni scritti, appunto, dal carattere profondamente propagandistico del 1660. E su questo esiste un dissenso storiografico molto ampio, però non è certamente chiaro che Milton sia un oppositore della monarchia. Questo non sorprende alla luce del fatto che, come messo in luce da Blair Warden molte volte, a differenza, per esempio, delle Province Unite, in Inghilterra tra 500 e prima metà del 600, l'opposizione alla forma monarchica e l'ipotesi di una repubblica inglese sono fondamentalmente inesistenti. Prima del 700 è dunque del tutto impossibile utilizzare l'opposizione alla monarchia come criterio di riferimento per identificare una tradizione repubblicana, che risulterebbe fragile e scarna. L'altro concetto solitamente invocato come distintivo del repubblicanesimo è quello di virtù civica, intesa come devozione al bene comune. Questo era stato il filo rosso della narrazione di poco, nella forma della contrapposizione virtù-corruzione, ed è per esempio appunto quello che James Hankins ha proposto come fulcro della teoria politica dell'umanesimo italiano, da lui battezzata appunto Virtue Politics. L'idea qui sarebbe che criterio cruciale per la prosperità di una repubblica è non tanto o non solo l'appropriatezza delle sue leggi, ma la tempra morale dei suoi cittadini, a differenza della tradizione giuridica che da Grozio arriva a Pufendorf e Locke, passando per Hobbes e Selden, repubblicani sarebbero quegli autori che mettono al centro la necessità di devozione alla patria, temperanza, coraggio, magnanimità. Anche questa ipotesi è tuttavia inutilizzabile per costruire una tradizione. Se si sostiene che il criterio è la priorità della virtù, ossia che la virtù è più importante di ogni altro aspetto politico, si deve scontrare innanzitutto con il fatto che i contenuti del concetto di virtù politica sono variati in modo estremamente significativo tra 400 e 700, e non sono quasi mai corrisposti alla definizione semplice che ne ho appena dato. Ed è per questo che Hankins si concentra sull'umanesimo e sostiene che a partire da Machiavelli la virtue politics scompaia. In secondo luogo, però, c'è il problema molto più significativo che per molti autori normalmente ritenuti repubblicani la virtù è semplicemente secondaria. Anche trascurando l'ambiguità del rapporto legge-virtù in Machiavelli e Montesquieu, il caso più emblematico su cui la storiografia si è esercitata a lungo è James Harrington, che aveva figurato nella Tunnel History del Machiavellian Moment come emblema invece dell'anglicizzazione della virtù. Come già negli anni 90 una serie di studi hanno messo in luce, però, il carattere distintivo del suo repubblicanesimo è piuttosto la tesi di poter garantire stabilità e prosperità proprio in assenza di virtù, intesa nel senso tradizionale del termine. Nel suo modello sono le leggi che rendono inevitabile per i cittadini comportarsi contemporaneamente secondo il loro interesse e quello del Commonwealth. Come riassume efficacemente il legislatore di Oceana, e cito: è vero che l'uomo è peccatore, ma come il mondo, ciononostante perfetto, così può essere perfetta la Repubblica, cioè il Commonwealth in realtà in inglese, malgrado che i suoi cittadini siano peccatori. Se invece per ovviare a questo problema si sostenesse che il criterio di identificazione è che gli autori repubblicani accordino una qualche o anche una significativa importanza alla virtù, e non quindi la priorità della virtù, ma almeno una qualche importanza, si andrebbe incontro allo stesso problema che si incontrerebbe nel caso di altri due candidati, talvolta chiamati in causa, ossia uno è la partecipazione, sostenere cioè che una teoria repubblicana sia quella in cui il popolo partecipa al governo, almeno in una qualche misura, e un altro il bene comune, sostenere cioè aristotelicamente che repubblica sia qualsiasi forma di governo che favorisce il bene di tutti e non solo di una parte. In tutti e tre questi casi, il criterio smette semplicemente di essere significativo, dal momento che tutti questi valori non sono affatto distintivi di una tradizione repubblicana ben riconoscibile nella prima età moderna. Invocare cittadini virtuosi o che partecipino alla vita pubblica o governanti che operino per il bene comune sono infatti dei topoi che a partire dal Rinascimento è possibile rinvenire negli scritti delle tradizioni ideologiche più diverse, che si originano spesso direttamente o indirettamente da fonti classiche e o dalla loro interpretazione umanistica, ma che difficilmente possono essere visti come distintivi di una tradizione specifica. Su questo tornerò fra un attimo. Ma prima per concludere il quadro, una volta che queste difficoltà sono emerse, si è smesso quindi di fare riferimento ad un criterio unico,
e si è cominciato sempre più spesso a fare appello ad un insieme, diciamo, plurale di caratteristiche flessibili, ossia non ciascun autore repubblicano dovrebbe per forza esibire tutte le caratteristiche, ma è sufficiente che siano presenti alcune idee centrali insieme ad alcune altre per poterlo caratterizzare come tale. L'esempio principale di tale approccio è stato quello proposto da Skinner stesso, insieme a Martin Van Gelderen, nella curatela dei due volumi intitolati appunto Republicanism, A Shared European Heritage, del 2002. Nell'introduzione alla raccolta, che è frutto appunto della collaborazione fra studiosi di vari paesi europei, i due presentano il repubblicanesimo come l'adesione di fondo alla concezione della libertà come assenza di dominio arbitrario, che solo in alcuni casi implicherebbe l'eliminazione della figura del monarca, mentre vedrebbe molto più frequentemente come cruciale appunto la supremazia di leggi stabilite dall'intero corpo politico e volte a impedire l'arbitrarietà, insieme ad un ideale di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita pubblica. Se si considerano i saggi che compongono la raccolta, è facile constatare però come queste, che dette così sembrano una serie di caratteristiche paradigmatiche, siano in realtà una serie di criteri piuttosto flessibili. Il terzo capitolo della raccolta esamina per esempio il caso della Polonia, in cui la difesa della libertà da parte dei nobili è identificata come tratto decisivo che qualifica come repubblicana la loro ideologia, che però, a differenza di quella olandese, non è mai esplicitamente antimonarchica prima della fine del Settecento. Nel capitolo immediatamente successivo, però, Jonathan Scott mette del tutto in secondo piano la libertà, a favore dell'idea che ad essere decisiva nel definire come repubblicano il pensiero politico olandese di metà Settecento sia una filosofia morale di derivazione greca, basata sul trionfo della ragione sulle passioni e sulla realizzazione etica dell'essere umano. Al di là delle differenze in materia costituzionale, questo accomunerebbe Milton e Sidney ai della Corte e Spinoza, con Arrington come eccezione hobbesiana. Subito dopo ancora, nel quinto capitolo, l'analisi di Marco Peltonen lascia da parte tanto la libertà, quanto l'antimonarchismo, quanto la filosofia morale per analizzare la partecipazione civica durante il periodo elisabettiano. Ad essere repubblicano qui sarebbe il fatto che, tanto a livello locale quanto a quello nazionale, i sudditi, ma soprattutto i nobili, fossero anche cittadini, chiamati a svolgere vari ruoli come consiglieri o amministratori per il bene della patria. Questi sono solo alcuni esempi, che suggeriscono chiaramente come i criteri elencati nell'introduzione vengano adattati di caso in caso, e che, a patto che siano associati ad un'avversione di fondo al potere arbitrario, è sufficiente che alcuni di essi si ritrovino perché si possa parlare in questa visione di repubblicanesimo. È facile intuire che se questo è ciò che si deve intendere con repubblicanesimo, la natura della categoria cambia notevolmente. Opposizione almeno formale ad un potere assoluto nel senso di arbitrario, elogio della virtù e della vita attiva dei cittadini e soprattutto dei magistrati, sono infatti di nuovo, si torna in pratica al caso di prima, caratteristiche che è difficile non applicare a gran parte dei teorici politici della prima età moderna, in un modo o nell'altro. Mi limito a due esempi di autori anglosassoni, uno meno e uno molto più noto, che non sono normalmente inclusi nelle genealogie repubblicane. Il primo è John Eliot, uno dei più vigorosi oppositori parlamentari di Carlo I. Durante la sua prigionia nella Torre di Londra, dove morirà, scrive e lascia manoscritto fra 1631 e 1632 The Monarchy of Man, un testo la cui complessità filosofica è stata solo recentemente rivalutata. Si tratta infatti di un'opera che utilizza estensivamente il paradigma dell'ordine cosmico tipico della mentalità elisabettiana, ma in chiave sorprendentemente anti-assolutistica. Per quanto il suo ruolo sia comandare, in questa visione il monarca è subordinato alle leggi e non può ordinare qualsiasi cosa desideri. È per questo che, basandosi su appunto Platone, Cicerone e Bodin, anche nella stessa pagina, Eliot postula la necessità di un senato, come mente del Commonwealth, che guidi le scelte del sovrano, e del possesso da parte di chiunque partecipi al governo di virtù, caratterizzata come ordinamento razionale delle passioni. Si tratta di una virtù aristotelicamente sia attiva che contemplativa, e per quanto la seconda abbia una priorità logica e cronologica, entrambe sono necessarie. Culmine del ragionamento di Eliot è la conclusione che ciascun componente del corpo politico deve subordinare il suo interesse personale al bene comune. Per quanto si tratti di un'opera frequentemente citata come esempio di monarchismo costituzionale dagli studiosi del pensiero politico Stuart, non è mai stata giudicata un esempio di repubblicanesimo. Marco Peltonen l'ha anzi utilizzata come esempio di declino della mentalità umanistica a causa della sua posizione poco chiara sullo statuto della vita attiva. Per
Eppure si tratta indubbiamente di un'appassionata contestazione della validità del potere arbitrario in nome di un costituzionalismo che limita i poteri del sovrano e che si appoggia sulla devozione dell'intero corpo politico al bene comune. Quentin Skinner stesso ha attirato l'attenzione sul fatto che nei dibattiti parlamentari del 1628 Eliot invoca una visione classica o neoromana della libertà. Stando ai principi e agli esempi che sono stati fatti poco fa, è difficile capire perché Eliot dovrebbe essere meno repubblicano della limitazione della monarchia da parte dei nobili polacchi, o del modo in cui in un successivo capitolo della stessa raccolta Robert von Friedeburg descrive l'autorappresentazione senatoria delle élite che governavano le città tedesche del Cinquecento. Passando poi più rapidamente ad un caso più noto, in questi termini è quasi altrettanto difficile stabilire che un autore evidentemente molto distante come John Locke non sia repubblicano, per quanto naturalmente il suo pensiero non presenti un'enfasi particolare sulla partecipazione, sulla virtù civica. L'avversione al potere arbitrario è uno dei capisaldi del secondo trattato, che utilizza una concezione neoromana della libertà come non dominio e una teoria della sovranità popolare che lo rendono certamente non meno repubblicano del Milton del 1649. Un'applicazione eccessivamente flessibile di un bacino troppo vasto di criteri non può che evidentemente portare ad esiti paradossali. Scopriremmo pertanto che, lungi dall'essere come viene descritta una tradizione dimenticata e da recuperare, gran parte dei pensatori politici fra 500 e 700 sarebbero stati repubblicani e che autori come Hobbes sono un'eccezione rara, più che uno snodo cruciale. Non c'è nulla di male, naturalmente, nel sostenere queste tesi, ma non sono certamente quelle che gli autori della raccolta e di altri testi analoghi sembrano voler sostenere. Un'obiezione non identica ma collegata a questa si potrebbe muovere anche al modello complementare a quello che è stato appena proposto, ossia appunto quello di Eric Nelson nei suoi primi lavori, come il libro che ho messo nella slide, e che ha parlato appunto di tradizione greca come alternativa parallela al modello romano skinneriano. Egli ne rintraccia le radici in un dibattito nord-europeo di inizio Cinquecento tra cultura greca e romana, in cui una serie di autori, a partire da Thomas More e passando poi per Harrington, Montesquieu e Jefferson, cominciano a schierarsi a favore della prima, cioè della tradizione greca, e ad utilizzare autori greci, non solo Platone e Aristotele, ma anche per esempio Plutarco, per proporre modelli repubblicani che vedono come obiettivo un ideale di ordinamento razionale della società in cui ritengono legittima la redistribuzione della proprietà. Si tratta di temi effettivamente presenti negli autori in questione, e la cui individuazione da parte di Nelson costituisce un'innovazione interessante nell'interpretazione di molti di loro. Il punto da mettere in questione non è tanto la loro presenza, quanto la loro designazione come temi repubblicani. Quest'ultima è chiaramente subordinata ad una loro dipendenza dall'individuazione del repubblicanesimo romano skinneriano, ossia si tratta di autori precedentemente ritenuti repubblicani romani come tutti gli altri e che Nelson ha proposto di reinterpretare come repubblicani greci. Una volta messa in dubbio la prima categoria, però, anche la seconda conserva poca ragion d'essere ed è più adeguato forse parlare semplicemente di tradizione greca nel pensiero politico moderno, senza bisogno di chiamarla tradizione repubblicana greca. Finora abbiamo quindi considerato quattro modi di costruire o definire una tradizione repubblicana moderna che per vari motivi possono essere ritenuti inadeguati. Per concludere questa disamina, veniamo ora a due approcci che ritengo possano fornire risultati più utili. Una prima tipologia è una estremizzazione di quella di Skinner e Van Gelderen, che ho riassunto poco fa, e si tratta cronologicamente della proposta più recente. È stata avanzata solo pochi mesi fa, infatti, da Rachel Hammersley nel suo Republicanism. Si potrebbe chiamare modo Wittgensteiniano di costruire una tradizione, perché esplicitamente ispirato al modello delle family resemblances presentato nelle Philosophical Investigations di Wittgenstein. Skinner e Van Gelderen, infatti, prevedevano una serie di caratteristiche flessibili che potevano o meno essere presenti, insieme ad un nucleo che tutti i repubblicani condividevano, la libertà come non dominio, l'opposizione al potere arbitrario. In questo caso, quello del Hammersley, invece, si rinuncia all'idea di un'essenza di fondo, a favore di una rete di affinità, dall'utilizzo delle fonti classiche alla virtù, dalla libertà alla partecipazione popolare, che accomunano i vari linguaggi repubblicani, senza che debbano necessariamente tutti condividere qualcosa di specifico. Nemmeno la Hammersley stessa in realtà è particolarmente rigorosa nell'applicazione di questo principio, dal momento che all'inizio del libro identifica appunto un'idea di base, il self-government, che ricorda da vicino il tipo di essenza che le somiglianze di famiglia wittgensteiniane dovrebbero invece escludere. Si tratta tuttavia di un approccio senza dubbio utile,
è capace di spiegare la compresenza all'interno di un'unica tradizione di autori molto lontani e che, se presi a coppie, condividono ben poco. Il risultato è qui dichiaratamente fluido, aperto e molto lontano dall'individuazione di una tradizione repubblicana compatta, omogenea e chiaramente distinguibile dalle altre linee della modernità. Il repubblicanesimo torna così ad essere uno fra i tanti linguaggi che hanno strutturato il pensiero politico europeo. A questo minimalismo se ne può affiancare un secondo, quello del metodo che si può chiamare attributivo, e che consiste nell'individuare una singola caratteristica definitoria e chiamare repubblicano chiunque l'abbia condivisa nel passato. Questo è l'approccio adottato, ma solo di recente, in realtà, da Philip Pettit. Infatti, Pettit, nel suo Republicanism del 1997, si era dedicato alla costruzione di una teoria repubblicana che traeva dall'adozione della libertà come non dominio una serie di conseguenze per le democrazie contemporanee, e che è stata però poi ampliata e rivista nel 2012 in On the People's Terms. Nella prima occasione, cioè nel 97, aveva presentato il suo lavoro come ispirato dalle ricerche storiche sul repubblicanesimo, ma aveva anche dubitato che se ne potesse parlare come di una tradizione vera e propria. Nettamente diverso invece è l'approccio del 2012, poi anche di un saggio del 2013, intitolato addirittura Two Republican Traditions, in cui si distinguono appunto da una parte una tradizione italo-atlantica e dall'altra una franco-tedesca. Se la prima, cioè quella italo-atlantica, che sarebbe quella che ispira la teoria di Pettit, si è contraddistinta per il suo sostegno alla Costituzione mista e alla virtù contestataria dei cittadini, la seconda, rappresentata al meglio da Rousseau e Kant, opterebbe invece attraverso Baudin e Hobbes per una sovranità assoluta, rifiutando la Costituzione mista e non approvando quasi in nessun caso la contestazione o la resistenza popolare al governo. Ad accomunare come repubblicani tutti questi pensatori è per Pettit solo il fatto di condividere la concezione della libertà come non dominio. Non c'è nulla di problematico con questo procedimento dal punto di vista metodologico, ma è bene avere chiaro quali sono gli esiti cui si va incontro. A differenza della maggior parte degli esempi esaminati finora, una tradizione così intesa è un prodotto puramente teorico, nel senso che l'intento non è trovare un minimo comune denominatore che rifletta un'affinità storica effettiva, ma solo, per così dire, dotarsi di precedenti. Prima si voleva procedere, potremmo dire, dal passato al presente. Qui si va chiaramente dal presente al passato. Anche ignorando il problema di quanto effettivamente la libertà come non dominio sia sempre la stessa libertà, ed è un problema particolarmente significativo nel contesto inglese, su cui magari mi piacerebbe tornare nella discussione, c'è il problema ancora più significativo che questo procedimento porta inevitabilmente a ignorare o a minimizzare tutte le differenze a favore di quest'unica affinità. Un sostenitore delle tesi di Pettit potrebbe obiettare che sostenere un concetto come la libertà repubblicana ha implicato storicamente anche una serie di conseguenze, più o meno simili, tornando così ad una sorta di costruzione concettuale. Questo sarebbe verificato, per esempio, nel caso della linea italo-atlantica, dalla Costituzione mista e dalla virtù contestatoria del popolo. È difficile però condividere questo ottimismo. Come si è in parte già accennato, è estremamente difficile trovare negli autori che Pettit menziona queste connessioni, e anche quando esse sono presenti assumono ruoli e significati estremamente lontani da quelli che Pettit del tutto legittimamente attribuisce loro nelle sue proposte per il XXI secolo. Da un punto di vista più storico si può senza dubbio sostenere che l'importanza attribuita a queste affinità è più il frutto di una concentrazione ossessiva su una singola affinità cruciale che un'autentica valutazione dei punti di contatto. Il caso più emblematico è probabilmente quello di Niccolò Machiavelli. Il modello della Costituzione mista, per esempio, dopo essere stato elogiato nelle prime pagine dei discorsi, si ritrova a stento nel resto della sua produzione, in cui una molteplicità di schemi, spesso più duali che triadici, operano nella descrizione tanto di Roma quanto del presente. Più in generale, è sufficiente constatare le direzioni in cui si è mossa la storiografia degli ultimi decenni per rendersi conto di quanto la lettura repubblicana dei discorsi, imperante fra gli anni 70 e 90 del secolo scorso, sia riduttiva. Se certamente si può dubitare della solidità storica delle interpretazioni tumultuarie o populiste oggi estremamente diffuse che ne hanno fatto un teorico democratico radicale, un paladino della lotta alla disuguaglianza o un sostenitore del conflitto a ogni costo, un loro merito è stato innegabilmente quello di demistificare la centralità assoluta accordata alla libertà come non dominio da interpreti come Skinner o Viroli. Come già lettura precedenti, da quella straussiana a Gennaro Sasso, avevano ampiamente messo in luce,
Fare dei discorsi, un testo imperniato su questo concetto, significa in buona misura sminuirne e trascurarne le peculiarità, riducendo per esempio il ruolo del conflitto, della religione, la valutazione delle passioni umane, a semplici corollari eretici rispetto ad un impianto di fondo convenzionale. Questo significa anche trascurare quello che è per certi versi il grande dramma del pensiero machiavelliano, che anche varie interpretazioni pubblicate nel 2019, in occasione del 550enario della nascita, hanno ribadito, ossia il problema della corruzione e il volto tragico di tutta la sua riflessione politica, molto più interessata a comprendere come contenere e fermare la rovina degli stati che a costruire modelli perfetti. Se lo si legge all'interno di un paradigma repubblicano, il problema della corruzione è solo uno dei tanti rischi che il vivere libero deve affrontare. E Machiavelli solo il teorico più acuto di un dilemma che aveva preoccupato generazioni di umanisti prima di lui. Se al contrario si mettono al centro la crisi e la corruzione, invece che la libertà come grandi questioni del suo pensiero, si riesce a spiegare in modo molto più sensato anche la straordinaria flessibilità di Machiavelli nel formulare proposte costituzionali alternative capaci di adattarsi alle circostanze, nonostante la superiorità accordata in principio alla forma popolare. Non c'è cioè per Machiavelli nulla di illegittimo in una monarchia o in una limitazione della partecipazione popolare, qualora questo serva ad arginare la corruzione e ritardare la morte del corpo politico. Quella che ho appena accennato è solo una possibile interpretazione dei discorsi e non deve essere necessariamente condivisa. Essa ha solo la funzione di mostrare come costruire una tradizione a partire da un solo concetto porti ad accostamenti artificiosi e spesso fuorvianti, che dicono molto più del modello teorico da cui dipendono che degli autori in questione. Per riassumere, ho cercato di argomentare che i modi normalmente utilizzati per costruire la tradizione repubblicana nella maggior parte dei casi falliscono, o quantomeno non sono in grado di individuare una tradizione chiara e distintiva come i suoi sostenitori vorrebbero. Le uniche strade che rimangono aperte sembrano quella estremamente vaga ed inclusiva di un approccio wittgensteiniano, che più che una tradizione però identifica un linguaggio repubblicano, e quella eccessivamente riduttiva di un approccio attributivo, che certamente individua una tradizione, ma è in grado di dire ben poco, al di là di fornire una collezione di autori accumulati da un tratto. Si potrebbe obiettare che questo tipo di critiche possono essere mosse a qualsiasi tradizione e che applicandone la definizione in modo eccessivamente rigido ogni categoria perde di senso. Un controesempio efficace potrebbe essere quello del liberalismo, sulla cui individuazione storica e teorica esistono opinioni estremamente divergenti. Si tratterebbe di un'obiezione certamente condivisibile, eppure è proprio questo il punto della questione. Che il ruolo teorico e ideologico normalmente attribuito alla tradizione repubblicana è diverso da quello della tradizione liberale. Gli studiosi sono concordi nel sostenere che il liberalismo come categoria politica è un prodotto di inizio Ottocento, che si è poi sviluppato in una dottrina dalle sfaccettature molteplici tra Ottocento e Novecento, e che l'applicazione di questa definizione ad autori precedenti, quelli che talvolta si identificano come liberali classici, è un'operazione retrospettiva, che va alla ricerca delle origini di idee che solo in secoli successivi sono state caratterizzate come liberali, ripescandole da contesti del tutto estranei a questo tipo di definizione di dibattito. Duncan Bell ha recentemente mostrato come la narrativa che vede in Locke il padre del liberalismo moderno non si sia consolidata nel mondo anglosassone prima degli anni 30 del Novecento. Fino ad allora lo si riteneva, cioè il liberalismo si riteneva un prodotto delle rivoluzioni di fine Settecento e dei decenni successivi. Nella seconda metà del XX secolo si è imposta invece, tanto fra i suoi sostenitori quanto fra i suoi critici, la versione che i principi liberali si possano ricondurre alle guerre di religione o al giusnaturalismo seicentesco o all'illuminismo. Anche quelli che sono ritenuti i più eminenti pensatori liberali del secondo Novecento hanno fatto appello a tradizioni della prima modernità. Hayek a quella che ha chiamato la tradizione del vero individualismo, che dalla common law inglese arriverebbe all'illuminismo scozzese, passando per Montesquieu. Rawls alla tradizione del contratto sociale, in A Theory of Justice, o al secolarismo post-cinquecentesco, in Political Liberalism. Ho sostenuto, nella prima parte di questo intervento, che è stato proprio da una reazione a questo contesto che il consolidamento della tradizione repubblicana ha preso le mosse. La vena polemica di questo filone di studi ha portato ad uno sforzo continuo per distinguersi dal liberalismo. Se generalmente oggi gli studiosi di liberalismo dichiarano senza problemi che non esiste una tradizione liberale univoca, e che qualsiasi sua ricostruzione prima dell'Ottocento è arbitraria e ad hoc, in campo repubblicano c'è stato invece un affannoso succedersi di tentativi di riaffermare la solidità e la compattezza dell'alternativa storica repubblicana. Se
parlare di tradizione repubblicana e quindi inadeguato, di cosa si può parlare allora? Dal punto di vista teorico, non c'è dubbio che sia legittimo individuare una teoria politica neorepubblicana, quella di Philip Pettit, ma anche di Frank Lovett, di Richard Bellamy, di Cecil Labord e di molti altri, come ho messo solo alcuni esempi, che è ormai del tutto autonoma dalla storia del repubblicanesimo e di cui è interessante seguire gli sviluppi nei suoi propri termini. Dal punto di vista storico, invece, è forse ora di rivedere la portata delle tesi date per scontate. Si può senza dubbio affermare che a partire dal tardo Medioevo e fino almeno alla fine del Settecento, fonti classiche e fonti ebraiche anche, come Eric Nelson e Lea Campos Puralevi hanno ricordato, sono state utilizzate dai pensatori politici europei e nordamericani per costruire una serie di posizioni che, per quanto molto diverse, molto lontane e spesso indipendenti l'una dall'altra, hanno spesso invocato virtù, libertà, costituzione mista, sovranità popolare come valori, spesso non tutti, non gli stessi, e interpretati in modi radicalmente diversi, sulla base anche di fonti classiche diverse. Solo raramente è stata usata l'espressione repubblica per indicare una o più di queste occorrenze, e ogni volta in un modo peculiare. Un capitolo ulteriore si potrebbe poi aprire sulla correttezza dell'uso di tali fonti. È sufficiente però limitarsi alla constatazione che tutto ciò non identifica una linea di alcun tipo, ma piuttosto una rete di posizioni e dibattiti che sarebbe meglio di volta in volta studiare sulla base delle loro peculiarità specifiche. Sarebbe difficile trovare, se la si volesse a tutti i costi, un'etichetta o una definizione per caratterizzare in generale queste affinità e questa presenza classica, fermo restando che ormai si continuerà a utilizzare il repubblicanesimo probabilmente. James Hankins ha recentemente suggerito, e poi rifiutato perché inflazionata, quella di neoclassicismo, che per quanto per certi versi fuorviante potrebbe svolgere questo ruolo. Un'alternativa che già appunto anche Basoli richiamava potrebbe essere quella molto meno recente, proposta quasi 70 anni fa nel 1955 da Delio Cantimori. Si trattava di una proposta di considerazione molto più generale della storia culturale europea, non limitata solo al pensiero politico, ma che individuava in modo molto utile una continuità in un periodo che corrisponde, non a caso, a quello del repubblicanesimo, che Cantimori definiva come compreso tra Petrarca e Rousseau e che, proprio per il riferimento comune alla riscoperta umanistica della classicità, proponeva di chiamare semplicemente età umanistica. Indipendentemente da come lo si voglia chiamare, è interessante notare che un edito di questo tipo riporta il repubblicanesimo alle sue origini poco chiane, per almeno due aspetti. Innanzitutto, la soluzione che ho proposto collima con quella che è stata una delle idee più celebri della scuola di Cambridge tra gli anni 60 e 70. Per usare le parole di Pocock, quella che i fili nella trama o addirittura gli attori della storia siano i linguaggi, invece che o altrettanto che gli individui umani che li hanno utilizzati. Se il repubblicanesimo è un linguaggio intessuto di Wittgensteiniane somiglianze di famiglia, non esiste alcuna tradizione repubblicana, quantomeno non nelle accezioni colloquiali in cui il termine tradizione viene usato. E non c'è alcun problema ad ammettere che, per esempio, Machiavelli è stato un repubblicano, ma è stato anche molto altro, o che Milton o Rousseau hanno utilizzato tanto elementi repubblicani quanto giusnaturalisti o contrattualisti. In secondo luogo, un obiettivo più generale di questo intervento è stato argomentare implicitamente anche una posizione metodologica. Ci tengo a precisare qui che si tratta della storia del pensiero politico, non della storia della filosofia e ancor meno della storia in generale. Essa può essere vista nascere da una tensione interna alla scuola di Cambridge stessa. Da un lato, infatti, soprattutto Skinner si è fatto paladino di un ritorno ad uno studio, per così dire, neutrale del passato, che lo riproponga per quanto possibile iuxta propria principia, e solo in un secondo momento proceda ad un suo confronto con il presente. Dall'altro, invece, una delle tesi meno frequentemente citate, ma più originali di Pocock, è che la storiografia sia essa stessa una forma di pensiero politico. Non a caso, ha dedicato tutta la seconda metà della sua carriera, Pocock, ossia gli ultimi 30 anni, ad un monumentale studio in 6 volumi di storia della storiografia intitolato Barbarism and Religion, che è un monumentale commento a Edward Gibbon. Si è presa sul serio, però, questa tesi di Pocock non può che essere applicata, che è quello che Pocock non fa invece, anche a chi l'ha proposta, minando alla base l'ambizione skinneriana di tenere separati momento storiografico e momento politico o ideologico. Sostenere questa tesi all'interno di un paradigma alla Cambridge non implica però sostenere all'estremo opposto che storiografia e ideologia coincidono, o che qualsiasi interpretazione è inaffidabile quanto qualsiasi altra, perché sono tutte frutto di posizioni politiche.
La base teorica di un metodo alla Cambridge, infatti, è che qualsiasi posizione è anche un intervento in un dibattito e che per comprenderla o per comprendere il suo valore è a questo dibattito che bisogna rivolgersi. Come ho cercato di mostrare nel caso del repubblicanesimo, lo stesso si potrebbe sostenere anche di qualsiasi posizione storiografica. Proporre modelli storici di spiegazione delle idee politiche, della propria o di un'altra cultura, è quasi sempre non solo un'analisi di fonti o concetti, ma anche un intervento in un dibattito, sia accademico sia extra-accademico. Questo innanzitutto per il fatto ovvio che le idee passate vengono discusse nel presente, tanto da specialisti che quindi conoscono un ventaglio di opzioni diverse passate e presenti, molto ampio, quanto da non specialisti, che tendono dunque a contrastare idee e linguaggi passati con quelli presenti o del recente passato. Ma questo è anche dovuto al fatto meno ovvio e più tecnico che una posizione storiografica, specialmente quando è elaborata e ambiziosa come nel caso del repubblicanesimo, è in quanto tale una risposta ad un dibattito, anche se involontaria. Mettere in discussione un determinato aspetto delle idee del passato, tanto del proprio quanto di quello di qualcun altro, in un determinato contesto, ha cioè inevitabilmente un determinato valore politico e prende una determinata forma, che tende quindi a influenzare il modo in cui la tesi stessa viene articolata e ricevuta e compresa. Per esempio, in un dibattito pubblico che dà per scontata la propria tradizione democratica, a riscoprire un filone antidemocratico di teorizzazione politica, proprio o altrui, prenderà inevitabilmente la forma della proposta di qualcosa di alieno al contesto in cui si inserisce, non della conferma di uno status quo o di una convinzione assodata, e potrà essere letto magari come un monito o come una critica, ma certamente non come un rafforzamento dello status quo. E tutto ciò, anche se dal punto di vista storico lo studio è stato condotto in modo rigoroso e spassionato. Questo non deve succedere per forza, ma ho cercato di mostrare che è certamente successo nel caso del repubblicanesimo. Una serie di acquisizioni storiche hanno preso cioè in un determinato contesto la forma di critica di un'immagine liberale della modernità. È stata questa postura di critica e di appunto intervento in un dibattito a rafforzare il mito di una tradizione repubblicana. Da vari anni, specialmente in America, si manifesta una diffusa insoddisfazione nei confronti del liberalismo di Rawls. E attraverso una serie di tentativi di storicizzazione si sta cercando di andare oltre Rawls, penso per esempio a Eric Nelson o a Katrina Forrester. Si potrebbe dire che il punto cui è giunta la ricerca sul repubblicanesimo è per molti versi parallelo, quello di riconoscerlo come un prodotto del suo tempo e come il prodotto di un dibattito storiografico e ideologico ad un tempo che è stato di importanza cruciale, ma che ormai ben poco da dire al nostro tempo. Con questo ho concluso e vi ringrazio dell'attenzione. Benissimo, mi pare che Gio Maria ci abbia dato tutta una serie di elementi di discussione che riguardano una serie di temi, no? Poi fondamentalmente anche il rapporto fra storiografia e storia, no, Gio Maria? Come la storiografia possa costruire degli oggetti storici da mettere in discussione rimettendo in tensione l'uno e l'altra, mi pare, no? Di quelle che tu dicevi. E mi sembra particolarmente interessante perché può essere utilizzata anche per altri grandi concetti, altre grandi categorie. Mi è sembrato molto interessante anche il richiamo a Cantimori, al grande testo di Cantimori del 55. Ma non vorrei parlare io, vorrei che intervenissero gli amici che sono presenti, che hanno la possibilità di prendere la parola. Chi vuole intervenire? Allora Carlo, a te la parola. Sì, grazie. Io volevo davvero ringraziare Tesserolo per questa esposizione che, devo dire, l'ho trovata molto ricca, molto convincente, ben fondata su un'ottima conoscenza dei temi, degli autori, anche con, devo dire, con una grande chiarezza concettuale e storica dei problemi. Quindi credo sia davvero un'ottima base di per una ricerca ricca che spero di poter leggere a breve nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E ho apprezzato soprattutto anche l'utilizzo filosofico della storia della filosofia, no? Anche se lui spesso ha teso a
fare una diminuzione parlando sulla storia del pensiero politico, no? In qualche modo. Ecco, allora se posso in questa direzione, non vorrei monopolizzare perché ho veramente molti temi che mi piacerebbe sottolineare, però diciamo almeno due o tre, diciamo, spero in cinque minuti di riuscire a condensarli, proprio perché vorrei in qualche modo, diciamo così, suggerire o rafforzare alcune ipotesi interpretative in modo da individuare, da favorire, diciamo, per Tessarolo l'individuazione di alcune piste di ricerca, credo, utili per il futuro del suo lavoro. Abbiamo visto che la tradizione repubblicana è un mito, non sostanzialmente, e sostanzialmente per due motivi. Da un lato, motivi di carattere, chiamiamoli politico, fra virgolette, l'altro per motivi di carattere legati a un'insufficienza del rigore del metodo storico, storiografico. Io sottolineerei il fatto, come appunto Tessarolo ha già detto, che fin dagli anni 50, 60, no, si verifica nell'ambito del pensiero politico, ma io appunto userei una categoria un po' diversa, cioè la filosofia politica in qualche modo, si verifica un'insufficienza, no, della teoria liberale e devo dire soprattutto della teoria democratica. Questo è un elemento che mi sembrava invece che nella riflessione Tessarolo alcune volte fosse, diciamo, meno presente, ma insisterei su questo aspetto, cioè che fin dagli anni 50 con gli autori che lui ha ricordato, Fink, Baron, Gilbert, eccetera, no? Non sto qui, e poi soprattutto Pocock, Skinner, Pettit, segnalo Tessarolo anche Frank Michelman, autore molto importante negli ultimi anni su questi temi, ultimi vent'anni su questi temi del repubblicanesimo, quindi lo guardi con attenzione perché a mio parere è meno citato, ma devo dire merita di essere letto con attenzione. Ecco, appunto, emerge questa insufficienza, no, del liberalismo, della democrazia, e soprattutto c'è un'insoddisfazione nei confronti delle risposte che tradizionalmente, dagli anni 50 in poi, ovviamente, sto semplificando, nei confronti del liberalismo e della democrazia sono state date, ovviamente in riferimento all'insufficienza nei confronti della teoria marxista, poi in quella comunitarista e anche nei confronti della teoria comunicativa di Habermas. No? Ecco perché, diciamo, per motivi politici, chiamiamoli fra virgolette politici, no? Emerge, no? Voglio dire, quest'idea di costruire una teoria repubblicana, una tradizione repubblicana, no? Sostanzialmente. Questo è emerso molto chiaramente nella sua posizione. Poi abbiamo visto anche una, diciamo, insufficienza di tipo metodologico, storico, no? Cioè, e lei appunto ha riportato questa idea di critica del contestualismo, no? Ecco, qui io mi permetterei di ampliare ancora questo modello di critica, cioè il modello di Skinner è sostanzialmente antistorico, a mio parere, cioè lui dice di voler riprendere in realtà, no, come si può dire, i dibattiti del tempo, ma in realtà lui porta su quegli autori delle categorie che sono assolutamente novecentesche, voglio dire. È un modo di vedere rapporti tra alta cultura e dimensione politica che sono assolutamente novecenteschi, non sono quelle dell'epoca. Faccio un esempio molto brutale, no? Cioè, se noi leggiamo il libro di Skinner su Hobbes, noi pensiamo, cioè un autore, diciamo, un lettore medio, no? Diciamo del XXI secolo, pensa che Hobbes fosse un buon giornalista, no? Vuol dire che molto informato delle questioni politiche del tempo, ma che in realtà non si occupasse di filosofia. Voglio dire. Cioè, ora, onestamente, non è questo il modo di affrontare gli autori classici. Cioè, è ovvio che Hobbes aveva chiaramente riferimenti concreti al dibattito strettamente politico dell'epoca, insomma non possiamo ridurre figure come quelle di Hobbes e quelle di altri, naturalmente ho fatto Hobbes solo come l'esempio, come diciamo a intellettuali, no, di corte, no? L'ho chiamati giornalisti anche se ovviamente in quell'epoca non c'è il giornalismo per come lo intendiamo noi oggi, no? Naturalmente, cioè, l'idea appunto è che Skinner attribuisce a pensatori del passato uno status sociale e politico che in realtà non avevano sostanzialmente. Quindi che quello in questo senso si porta appunto nella lettura degli autori del passato
una stratificazione di concettualità e di metodologie che sono invece tipicamente novecentesche. E questo cosa significa? Significa che anche le categorie che vengono usate per leggere quegli autori sono categorie generiche, spesso che sono totalmente incapaci di leggere, per esempio, la differenza tra antico e moderno, per quanto antico e moderno siano ovviamente anche queste categorie generali. Però, cioè, non possiamo pensare che quando si parla di tradizione repubblicana, noi possiamo pensare che il cittadino a cui pensa Cicerone è lo stesso cittadino a cui pensa Rousseau o Bentham, perché allora, cioè, voglio dire, qui proprio siamo su pianeti completamente diversi. Cioè, il fatto è che queste ricostruzioni storiche sono spesso caricature, ecco questo. Ora, io sto andando molto veloce, molto generico, perché non voglio togliere, diciamo, spazio anche agli altri, però questo mi sembrava importante dirle, e vado alla conclusione. Qual è il mio invito, il mio suggerimento, diciamo, per la prosecuzione del suo lavoro? E che lei, proprio a partire dalla grande base che si è già costruita, perché si vede chiaramente che lei ha delle competenze di livello superiore, no, su questi temi, su questi autori, io le consiglio di non perdere tempo con questi autori contemporanei. Cioè, questo che ha già fatto, quello che lei ha già fatto in questi anni è più che sufficiente. Non stia lì a entrare nel dibattito tra Pettit, Hammersley, tra Skinner e Pock, l'ha già fatto. È come la scala di Wittgenstein, cioè una volta che lei l'ha utilizzata per salire al piano superiore, quella scala la butti via sostanzialmente. Mi scusi il carattere molto diretto con cui le parlo, ma davvero lo dico con il cuore, perché sono temi che mi stanno a cuore e che, devo dire, li vedo studiati e realizzati in uno studente di grande qualità, e quindi per questo mi permetto di parlarle quasi da padre, fra virgolette, insomma, ecco. Quindi non perda tempo con questi autori contemporanei. Lei, il lavoro che ha già fatto, lei è già ben il suo lavoro è già ben solido su questi autori contemporanei, e al contrario, cerchi di andare con un metodo rigorosamente storico, ma avendo in mente una domanda filosofica, ed è questo che ho apprezzato anche un punto nel suo lavoro, quindi una storia della filosofia che non sia solo e meramente antiquaria, no? Ma utilizzi un metodo rigorosamente storico, ma avendo in mente una domanda filosofica, per affrontare una o più questioni del repubblicanesimo, fra virgolette, no? In età moderna. Io mi permetto, per esempio, di segnalarle il tema della rappresentanza, che è un tema che complica le relazioni tra liberalismo e repubblicanesimo da questo punto di vista. Ma questo, ripeto, non in Blair Warden o in Jonathan Scott o in Skinner o altri, ma in uno, due, tre, quattro autori classici, in un'epoca, in un momento storico, il 500, 600, questo ovviamente è una decisione che deve prendere lei, ci mancherebbe. Però il mio invito è questo, cioè di utilizzare questi autori moderni, contemporanei che lei ha oggi chiaramente esposto, solo come una scala per giungere a un livello diverso, e lasci perdere, ecco, questo dibattito e si concentri sui classici. Lì credo che davvero, utilizzando questi strumenti, lei potrà trovare una grande originalità di ricerca. La ringrazio di nuovo per la relazione. Grazie mille, professore. Vediamo Dini. Quello che farai, Gio Maria, quello che farei a Berkeley, no? Sì, sì, sì. Speriamo di tenere fede. No, ringrazio il professor Altini perché mi dà l'occasione di chiarire almeno un paio di cose. Innanzitutto vorrei rassicurarlo sul fatto che questa non è la mia ricerca primaria, diciamo. Questo era un chiarimento metodologico, per dire, che ho scritto apposta per Incipit, non è né la mia tesi, né la mia, diciamo, né il mio progetto in senso stretto di ricerca, che è su altro. Questa era, diciamo, ho usato l'occasione di Incipit proprio per affrontare, diciamo, di petto queste questioni più metodologiche che mi avevano da un po' di tempo, diciamo, perplesso quantomeno nell'approccio a questi autori. Quindi spero di tenere fede, insomma, agli auspici, ma diciamo non è questo il focus, diciamo, della mia ricerca. Questo era un lavoro che appunto ho preparato apposta per Incipit, proprio per sfruttare questa occasione per discutere di questi temi che mi stanno molto a cuore dal punto di vista appunto più metodologico, diciamo, che sostantivo. E appunto colgo l'occasione appunto per chiarire un paio di cose in cui mi trovo fondamentalmente d'accordo con il professor Altini, ossia il primo, l'uso dell'espressione filosofia politica invece che pensiero politico, diciamo, sono assolutamente d'accordo, la userei senza problemi. Ho escluso la storia della filosofia in generale per evitare di includere la storia, che so, del pensiero scientifico o del pensiero
anche morale per certi versi, ma soprattutto della filosofia, diciamo, teoretica, che, dove chiaramente il discorso andrebbe ricalibrato anche metodologicamente, e non nel mio campo non volevo, diciamo, sconfinare da questo punto di vista. Ma soprattutto il fatto di dire storia della filosofia politica non è solo una questione, diciamo, di espressione, ma è una questione anche metodologica, nel senso che mi dà quello che lei ha detto su Skinner, soprattutto mi dà l'occasione di chiarire un aspetto che mi ero anche segnato in nota, ma che ovviamente per questione di tempo non ho poi, diciamo, sviluppato più ampiamente nell'intervento, e che è quella che secondo me è in realtà il più grande deficit del metodo, diciamo, alla Cambridge, in cui non mi riconosco assolutamente al 100%, ossia la differenza, diciamo, fra concetti e linguaggi, ossia il fatto che se si riduce lo studio della storia del pensiero o della filosofia politica, appunto, allo studio dei linguaggi, si perde completamente la capacità di interrogarsi sulla profondità concettuale di questi linguaggi. Cioè, si tratta Hobbes, come lei ha giustamente detto, è un qualsiasi pamflettista dell'epoca che scrive un pamphlet di 10 pagine o come si può dire, d'occasione, come se fossero due autori teoricamente sullo stesso piano. E questo molto spesso si vede, nel senso che nonostante in realtà poi molti anche studiosi, appunto anche Levi, Skinner, siano molto sofisticati anche dal punto di vista filosofico, in realtà però si perde proprio, appunto, la capacità, e secondo me questa poco che all'inizio, soprattutto nel suo articolo del 62, un po' di più ce l'aveva, ma si è persa anche soprattutto nel corso della storia, quando un po' il metodo alla Cambridge è diventato, come si può dire, riproducibile in massa, in cui si è cominciato a scrivere tutta una serie di studi col metodo Cambridge, diciamo, anche da persone meno brillanti, anche dette in maniera molto esplicita di Skinner o di Pocock, diciamo, si è cominciata a perdere l'attenzione per quello che sta dietro al linguaggio, no? In un certo senso, e a fare dei lavori di tipo più descrittivo che, appunto, interpretativo. E vorrei aggiungere a questo un passo ancora ulteriore, ossia che dal punto di vista metodologico credo che quando si affronta un autore che invece, come può essere Hobbes, come può essere Spinoza, come può essere Locke, come può essere Rousseau e così via, ma Hobbes è un caso eccellente da questo punto di vista, aveva un intento dichiaratamente filosofico, cioè voleva confrontarsi e proporre delle tesi che fossero verità generali e non verità contingenti, come era chiaramente il caso di Hobbes, ma di tanti altri, anche di Spinoza, anche appunto di Locke, anche di Rousseau e così via, non affrontarli su questo piano, cioè non andare al di là della loro condivisione di un linguaggio con gli altri, è, come lei ha giustamente suggerito, una scorrettezza storica prima che teorica, nel senso che significa proprio fraintendere un aspetto storico del modo in cui essi stessi concepivano il proprio lavoro. Questo non vuol dire entrare nella testa degli autori, ma vuol dire riconoscere che, appunto, che il linguaggio non è tutto, in una certa forma, diciamo, e che non confrontarsi dal punto di vista teorico con alcuni autori significa perdere un pezzo storico di importanza cruciale. Bene. No, cioè, volevo dare nuovamente la parola ad Angelo, Angelo sì. Caroni. Tra l'altro mi fa molto piacere averlo con noi. Angelo è il direttore dell'ASPE in Italia, che è una struttura culturale fondamentale, oltre a essere anche distaccato presso il centro Linceo Segre, è immerso nei problemi di cui abbiamo ragionato oggi da molto tempo, quindi ti darei volentieri la parola, Angelo, sperando grazie di sentirti. Mi sentite? Ora bene. Sì, ero io che avevo sbagliato. Gran bella relazione, complimenti, dottor Tesserolo, interessante. Credo che Pollock fosse venuto all'Università della Calabria quando ero direttore del Dipartimento, una volta. Sì, Fagiani lo aveva inviato. E lì si è perduto. Si è perduto, si è riuscito a portare. No, scherzavo. Mi ricordano molto le cose che sentivo con Matteucci, ovviamente, con Nicola Matteucci, sono molto più vecchio di lei e quindi sono stato nella redazione del Mulino con lui e poi era collega a Bologna perché lui insegnava filosofia morale, formalmente di fatto insegnava storia delle dottrine politiche e Nicola teneva a sottolineare che lui non era un filosofo, era uno storico delle dottrine politiche, poi aveva studiato anche con Della Volpe, con Galvani, quindi però è vero, cioè la storia delle dottrine politiche è una cosa diversa. Purtroppo il disastro che è stato fatto a Cambridge è quello dei filosofi del linguaggio, che hanno rovinato tutta l'Inghilterra,
Semplicemente pensano di risolvere i problemi dei concetti con le parole. Infatti, provate a leggere la rivista Mind, che cosa è diventata, che uno vuole da ridere. Io sono professore di logica e filosofia della scienza, quindi non ho disprezzo per la tradizione analitica, ma è vero che quel côté, soprattutto Cambridge, l'influenza di Wittgenstein è stata da questo punto di vista, perché poi quello che ha influenzato non è stato il primo Wittgenstein, che era un buon logico, è quello delle ricerche filosofiche, Blue and Brown Books, che ha dato l'idea che tutto fosse nel linguaggio, e quindi tu vedi le parole, dalle parole risali. Bah, chi ci crede, insomma. Collega Altini, io la scala non gliela farei buttare, però, perché quando sei salito al secondo piano, spesso poi devi anche scendere, quindi c'è sempre questa immagine, a proposito di immagini, che staria, cioè butta via la scala, sì, poi quando devi scendere che fai, ti butti col paracadute. Questo. Quindi gli strumenti metodologici vanno tenuti tutti. Conosco molto di più la tradizione liberale che quella repubblicana, se esiste, perché poi chiaro, le categorie sono tutte categorie concettuali, quindi diciamo, non è che possiamo pensare, come diciamo noi in logica, le sole categorie naturali forse sono quelle della fisica fondamentale. Di un protone è diverso da un elettrone, sono proprio separati. Per il resto, i punti di vista, gli strumenti concettuali delimitano campi semantici in mille modi possibili. Mi sono sempre chiesto se in realtà questo interesse da Viroli in giù, o ma anche Skinner o gli altri, non sia una questione di cercare di capire che è successo agli inglesi in America, perché abbiano perso l'America. Perché gli americani abbiano cacciato via Giorgio III e non abbiano voluto rimanere una colonia di sua maestà. La parte, devo dire, interessante su questa roba è la lettura dei Framers e delle Cato's Letters, ma a mio avviso che sono veramente un punto fondamentale. Quelli costruiscono gli Stati Uniti sull'immagine della Roma repubblicana. Non la costruiscono su John Locke, non gliene fregava assolutamente nulla di John Locke, poco anche di Hobbes, e costruiscono tutto su quello che era Roma, perché è caduta Roma, perché bisogna evitare che ricapita come Roma. Quindi credo che quello sia un punto, proprio perché, come diceva il collega Altini, è inutile ragionare sui concetti, dell'interpretazione dei concetti. I concetti vanno usati per capire i problemi reali che avevano di fronte questi signori. Credo che la cesura è veramente lì. Cioè, gli Stati Uniti è la prima repubblica vera che si fonda, che gli altri erano principati o repubbliche temporanee, comuni. Quello è uno Stato moderno, è il primo Stato moderno che nasce come una repubblica. Questo è vero. E nasce come una repubblica e anche una repubblica liberale per alcuni aspetti. Dice, vabbè, c'era la schiavitù e alcuni altri particolari. Però questo è quello che ha sempre affascinato Matteucci della tradizione costituzionale americana, perché metteva insieme la creazione dello Stato con i diritti individuali e i diritti delle comunità, perché non ci dimentichiamo che c'è una tradizione comunitaria molto forte negli Stati Uniti che continua ad esistere, a volte addirittura in senso negativo, perché si creano, il celebre libro di Schlesinger, grande consigliere di Kennedy, Disuniting America, cioè che l'America stava, la gente vive in comunità ormai separate l'una dagli altri e non c'è più uno spazio pubblico, lo vediamo che sta succedendo. Ovviamente non era quello che volevano i Founding Fathers o i Framers, a seconda come li prendi. Comunque, complimenti ancora. E cosa va a studiare a Berkeley? Così la curiosità. Allora, non lo so, perché il dottorato le dura 5 anni, quindi avrò 2 anni per decidere cosa fare, diciamo. Vado a fare political theory. Un dottorato formalmente in political science, però lì appunto se si vuole fare teoria politica bisogna andare nei dipartimenti di political science, appunto. E dura il dottorato? Quanti dura anni? 5 anni, 5 almeno, speriamo anche di più. No, mi fa molto piacere
il professor Cugli sia intervenuto, perché io sono anche un membro degli Aspen University Fellows con molta felicità, quindi mi fa molto piacere ritrovarlo anche qui. E allora, no, perché mi dà lo spunto anche grazie a quello che ha detto di dire un paio di cose, appunto di precisare un paio di cose. La prima, quando lei ha accennato appunto alla storia del liberalismo, sono d'accordissimo nel dire, ed era uno degli intenti sotto traccia anche del mio intervento, che appunto distinguere storia del, appunto, sempre tra virgolette, del liberalismo e del repubblicanesimo, per esempio nel 600, ha veramente poco senso. Cioè, e qui il fatto, per esempio, che né Skinner né Pettit conoscano davvero, per esempio, Hayek, è un gran problema, nel senso che se uno legge The Constitution of Liberty trova già, devo dire, ante litteram, una serie di critiche anche storiche alle tesi di Skinner lampanti. Per esempio Arrington lì è presentato come un antesignano del pensiero di Hayek stesso, probabilmente a torto, però diciamo c'è una scarsa consapevolezza anche della complessità della riflessione storica che c'è stata dall'altra parte, cioè dalla parte che vogliono criticare. Loro hanno letto fondamentalmente solo Rawls e Nozick, identificano Rawls e Nozick con il liberalismo tout court, diciamo, e criticano questo fondamentalmente. E Pocock critica i critici del liberalismo, Pocock, cioè Macpherson e Arendt, o appunto poi gli altri comunitaristi appunto emersi negli anni 70-80. Quindi ecco, diciamo, da questo punto di vista sono assolutamente convinto che non esistono appunto propriamente parlando né liberalismo né repubblicanesimo nel 600, ma che alcuni problemi storici derivino anche da una mancata consapevolezza del modo in cui anche la storiografia sul liberalismo stessa si è evoluta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è un discorso molto delicato, nel senso che molti, come appunto Matteucci, come Anna Maria Battista, Vasoli stesso, appena è uscito di Machiavellian Moment, l'hanno interpretato come come teleologicamente orientato verso la fondazione dell'America. Pocock ha sempre detto che questo non è vero, che Machiavellian Moment è stato scritto prima, pensando al 5 e al 600, diciamo, alla fine del 600, e poi solo in un secondo momento ha aggiunto la parte finale, che addirittura all'inizio, secondo quello che lui scrive, appunto, non doveva nemmeno esserci nel piano originale dell'opera. Non è però di sicuro quello che Pocock stesso anche poi ammette, è che l'ambito in cui queste tesi sono stati più dirompente è senza dubbio quello del dibattito sull'America, e non è un caso, vorrei precisare, che Skinner ora, come probabilmente ultimo grande lavoro, sta scrivendo un libro sul modo in cui la libertà neoromana, che lui chiama neoromana, scompare proprio nel periodo della perdita delle colonie americane. Quindi diciamo che questo tema, questa importanza, questa crucialità del momento della fondazione dell'America rimane, è senza dubbio un filo rosso di questa riflessione. Lì appunto Skinner insieme a Petit sostengono una tesi molto strana, però sarà interessante vedere come l'argomenterà più nel dettaglio, ossia che il liberalismo classico nasce proprio da parte di autori come Paley e Bentham come risposta all'elaborazione neoromana delle colonie attraverso una riformulazione del concetto di libertà. Vediamo, ma comunque questo rimane e rimarrà probabilmente ancora per degli anni, diciamo, il terreno di scontro di questo dibattito. Bene, grazie Angelo, ci sono veramente grato di essere con noi stamani. E chi altro vuole prendere la parola? Abbiamo tempo. Prego Lorenzo. Perfetto, mi sentite bene anzitutto? Benissimo. Sì. Benissimo, perfetto. Sì, in proposito, io più che altro ho una considerazione, nel senso, anzitutto complimenti, perché è veramente molto puntuale l'esposizione e la relazione, sono veramente soddisfatto, cioè restituisce un quadro che definirei chiaro, completo e articolato, veramente da questo punto di vista. Io avrei solleverei solo una questione, cioè c'è un aspetto che in tutto questo dibattito forse tra le varie cose sfugge, mi è venuto in mente pensando a un volume, a un testo che probabilmente Toma lei ha anche presente, il volume di Claudiamo Atti, uscito due anni fa, cioè quello Respubblica, ecco, io avrei semplicemente, ma questo mi sento di farlo in veste da storico, come dire, un po' l'impostazione è questa, di tenere però in considerazione questo aspetto, cioè il fatto che tutti questi discorsi sul repubblicanesimo, i discorsi repubblicani, partono da un presupposto che però danno veramente per scontato.
e cioè la natura del fondamento romano, se vogliamo, dell'intera. Cosa che in verità, se uno va a verificare da un punto di vista proprio storiografico, il lavoro della Moati è veramente puntuale e preciso, e è molto meno solido di quanto possa apparire, decisamente inconsistente, anzi, se dovessimo dirlo in modo un po' più brutale. E quello che volevo semplicemente così sottolineare è, secondo me, uno degli aspetti da tenere in considerazione, uno degli aspetti che si possono approfondire, sono proprio le indicazioni contenute dalla Moati e in generale tutta una serie di studi che si stanno muovendo in questo senso, perché ci permettono di capire meglio tutta una serie di considerazioni che noi vediamo all'interno di questo articolato e complesso dibattito, e anche di relativizzarlo un po', cioè diventano uno spunto di riflessione, perché è vero che il libro è un libro di storia, e di storia antica e di storia romana, certamente, ma non rimane agganciato all'oggetto e dialoga con i problemi della modernità in modo molto chiaro e molto esplicito, fin dall'inizio, si potrebbe dire, fin dalla prima riga, ecco, credo conosca bene, perché insomma i romani non sapevano di vivere in una repubblica. È un attacco molto forte, un riferimento molto chiaro. Ecco, farei attenzione a quel mondo, cioè anche lo considererei con grande attenzione, perché ci sono degli stimoli veramente interessanti. Solo questo mi volevo permettere, insomma, di aggiungere, anche perché le considerazioni precedenti sono state ricche e molto ben articolato, e l'intervento è veramente, veramente più che lodevole. Dunque, buon lavoro a Berkeley da questo punto di vista, veramente. Grazie, Maria. Prego. Sì, no, diciamo, mi fa molto piacere che lei abbia sollevato questo aspetto, perché era un altro degli aspetti che non ho, per questione di spazio, potuto citare nell'intervento, ma che è giustissimo, nel senso che non solo la Moati, ma anche per esempio Clifford Ando, che è uno storico di Chicago, hanno criticato duramente le interpretazioni di Skinner, che tra l'altro Skinner non è uno storico antico, chiaramente non ha grandi competenze di diritto romano, e questo si vede chiaramente, lo dico da persona a sua volta non competente nell'ambito, però poi quando ho letto queste cose viene fuori molto chiaramente appunto come l'interpretazione, per esempio, della bipartizione, appunto libero schiavo, come se fosse una bipartizione, diciamo, teorica cruciale nel diritto romano, appunto non è né nel diritto romano classico. È un, appunto, una cosa che Skinner ricava dal codice, appunto, dal gesto di epoca giustinianea, e poi soprattutto c'è questo grande problema che per i romani la res publica romana non esisteva, e questo chiaramente è un problema enorme, che Skinner bypassa, diciamo, completamente, perché lui legge Sallustio, legge appunto Cicerone, legge appunto Livio, e li legge, come abbiamo detto prima, però dando già per scontato quello che ci vuole trovare in un certo senso. Cioè lui vede questa perdita della libertas romana come caratterizzata da una bipartizione netta, appunto, tra Repubblica e Principato, che è una invenzione fondamentalmente degli umanisti, chiaramente. E questo, appunto, diciamo, è un problema macroscopico. Ci sono due problemi, diciamo, quello di lettura storica di cosa è successo a Roma e della differenza, appunto, tra come questi autori romani vedevano quello che stava succedendo nel loro mondo e come poi la modernità ha letto quello che stava succedendo nel loro mondo e l'ha riletto nei loro testi. E poi c'è il problema del diritto, appunto, che è un problema enorme, nel senso che tutte le categorie teoriche che Skinner, e poi Petit le riprende da Skinner, diciamo, passivamente, sono assolutamente, appunto, uso una parola un po' forte, però dozzinali, nel senso che sono delle categorie anche molto essenziali, nel senso che Skinner non ha mai fatto una ricerca storica sul concetto di libertà come non dominio a Roma. Skinner, in tutti i suoi scritti in cui teorizza questa cosa, si limita proprio a un paio di paragrafi, degli accenni rapidi dati per scontato, senza nemmeno citare davvero della letteratura, diciamo, secondaria di specialisti sul tema che corrobori questa cosa, e quindi ne emerge che questo concetto, appunto, di libertà come non dominio, se anche lo accettiamo, è di sicuro nato quantomeno nel Rinascimento e non prima, di sicuro. Che poi sia nato e sia esistito effettivamente lì, appunto, ho accennato a un certo punto nell'intervento, si possono avere molti dubbi, e qui il problema diventa invece di modernità e non di classicità. Per esempio, ci sono degli storici, altri storici, tipo Johann Somerville, che hanno contestato molto duramente l'idea che nell'Inghilterra del primo Seicento ci fosse una concezione romana della libertà, perché lì invece è la common law, chiaramente, la matrice di quasi tutte le
concezioni appunto di assenza di dominio, contestazione dell'assolutismo e così via. Quindi sì, diciamo, se si entra in questo filone di decostruzione del paradigma, si ottengono dei risultati molto notevoli, quindi sì. Allora, io direi, mi pare che abbiamo fatto una discussione molto ricca e ringrazio naturalmente Gio Maria e gli altri amici che sono intervenuti. Come ho detto all'inizio, ma lo ripeto, noi avremo un altro seminario alla fine di questo mese che sarà, come dire, diretto dagli amici del Collegio San Carlo di Modena e che riguarderà le filosofie della storia settecentesche. Ho anche detto, ma lo voglio ripetere, che riprenderemo poi la nostra attività dopo l'estate con un seminario appunto diretto dall'Istituto Italiano di Studi Storici, cioè dall'Istituto Croce, e sarà, di cui sarà autore, coordinatore Roberto Pertici, su un argomento estremamente importante che è il manifesto appunto degli intellettuali antifascisti, rispetto al quale Pertici ha individuato tutta una serie di elementi nuovi che ci permettono quindi di fare un ragionamento importante anche sui temi in verità di cui abbiamo discusso oggi. Non so se è ancora con noi Mario Pianta, perché io ci tenevo molto, anche insieme agli altri amici, ad organizzare poi un seminario che riguardasse i problemi dell'Europa, e pensavo appunto che Mario sarebbe, come dire, con i suoi collaboratori, i suoi allievi, il più adatto per poterlo fare insieme a noi. Volevo dire un'ultima cosa. Come voi sapete, Incipit raccoglie 7 grandi istituti italiani. Lo dico solo per ricordarli, ricordo perché non so se Angelo e Petrone li conosce, cioè la Scuola Normale, la Fondazione Feltrinelli, la Fondazione Gramsci, l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, l'Istituto e Museo di Storia della Scienza e credo di averli, e il Collegio San Carlo. Però è una struttura naturalmente che ama, amerebbe stabilire collegamenti, rapporti, anche stabilire delle forme di collaborazione con l'ASPEN. A me piacerebbe, ma naturalmente a noi poi sono da discutere insieme, ma potrebbe essere l'occasione di raccogliere forze. Sono persuaso che è solo la sinergia che ci può salvare in questo momento, e ASPEN è naturalmente un interlocutore prezioso per noi, fosse solo perché all'interno di ASPEN è presente una figura a noi carissima e importante per Incipit, quale Giuliana Amato. Prego, sì. Giuseppe. Salve. Quindi l'Istituto Croce, l'Istituto Italiano di Studi Storici. Prego. Buongiorno a tutti, scusate, la mano era alzata, ma poi ho avuto un problema di linea, quindi ho dovuto riconnettere, perciò... Ma va bene ora, va bene, prego. Perfetto. Grazie mille per l'intervento. Io in realtà, appunto, molto brevemente, la mia considerazione, diciamo, in parte è stata già anticipata a proposito delle quando si è parlato dell'insufficienza sul metodo storico, della tradizione in generale menzionata, insomma, quella dell'intellectual history. Io in realtà volevo appunto chiedere una domanda appunto di curiosità, cioè se nel tuo intervento, diciamo così, nella tua ricerca potevi, diciamo così, o avevi considerato la possibilità, diciamo così, indagare meglio quali sono poi in fondo i presupposti filosofici su cui alcune delle teorizzazioni dell'intellectual history si basano. E in particolare, già stato, diciamo, ma tu stesso hai menzionato non soltanto Wittgenstein o in generale la teoria, diciamo così, dei linguistic term, per esempio. È stato appunto uno degli altri autori che mi sembra, diciamo così, poi soprattutto in relazione alla periodizzazione che tu davi, che potrebbe essere, diciamo così, interessante, è Richard Rorty. In particolare, tra appunto la periodizzazione che tu davi, cioè anni 70 e anni 80, c'è questo volume, io, diciamo, sono sempre stato abbastanza chiaro, soprattutto nei riguardi appunto della possibilità di capire qual è il presupposto su cui queste teorizzazioni storiche si basano, e questo volume collettaneo, che è uscito appunto dalla Cambridge University Press e che si intitola History in Philosophy,
ed è una raccolta appunto di saggi, non so appunto se diciamo così il saggio in questione di noto, però lì mi sembra interessante che peraltro l'introduzione che è stata da Rorty e da Skinner vengono insomma sostanzialmente a luce quello che da un punto di vista critico si potrebbe dire appunto l'insufficienza metodologica, viene anche fuori, diciamo così, che quel tipo di diciamo così tesi storico critico è in parte in realtà anche, cioè sostanzialmente vale sia che sostanzialmente l'intreccio storia della filosofia e storia intellettuale non è mai sostanzialmente un intreccio basato sulla verità, ma che appunto l'idea stessa di una verità storica sostanzialmente viene meno, e quindi è solo questo, diciamo così, curiosità e possibile suggerimento. Sì, allora, sì, allora diciamo la base filosofica, le basi filosofiche in realtà, diciamo, se si risale alle origini, sono due, sono una Wittgenstein, l'altra non l'ho citata, ma l'ho implicitamente usata, ed è Austin, How to Do Things with Words. Quello è il punto, cioè Skinner legge quello e lo applica proprio esplicitamente. Quello è il punto e lo rifinisce. Poi appunto Skinner ha pubblicato anche proprio degli articoli di filosofia del linguaggio, anche intervenendo su alcuni dibattiti, diciamo, aperti da Austin. Quindi se si volesse, diciamo, identificare la base, diciamo, da cui è nato tutto questo, sono queste due, cioè l'unione di Wittgenstein e Austin dal punto di vista strettamente di filosofia del linguaggio. E tutta la teoria di Skinner, appunto, del... appunto di differenza fra intenzione in e intenzione per, appunto è tutto basato su questo, e l'ho utilizzata, diciamo, implicitamente anch'io nell'ultima parte. Rorty, diciamo, appunto interviene di sicuro in un secondo momento, quindi non lo vedrei come, diciamo, alla base di questa teorizzazione, nel senso che non lo vedrei fra le fonti, come si può dire, ispiratrici della teorizzazione di Skinner. Poco, in realtà poi appunto mi permetto di aprire un secondo, una parentesi, sul fatto che poco che Skinner stiano insieme dal punto di vista filosofico, diciamo, si possono sollevare grandissimi dubbi, nel senso che appunto che poco non è interessato a un dibattito di tipo filosofico in senso stretto, nel senso che gli scritti metodo, poi poco che, diciamo, si è sempre auto anche inserito più e più volte nella scuola di Cambridge, dicendo che ciò che li accomuna è il fatto di prestare attenzione al contesto. Ma Pocock non è mai stato interessato alla teoria degli atti linguistici di Skinner, non ha mai scritto nulla a riguardo, e secondo me, malgrado quello che dice Pocock stesso, in realtà ci sono delle grandi differenze anche nei loro due approcci, e soprattutto per quanto riguarda, come dire, il modo in cui Pocock passa dalla storia della storiografia alla storia del pensiero politico, che appunto non c'entra secondo me nulla con quello che fa Skinner. Quello che fa Skinner con Rorty poi invece, diciamo, lo leggerei più se si volesse scrivere una storia del modo in cui Skinner discute dal punto di vista filosofico le sue posizioni metodologiche, le appunto smussa anche molto nel corso del tempo, il volume che ci serve tu è ancora appunto abbastanza presto nel dibattito, che poi c'è stato quel volume appunto di fine anni 80 in cui Skinner risponde ai suoi critici, e poi il suo volume sul metodo del 2002, sono tutte tappe, diciamo, di una storia che è stata anche scritta, insomma, già credo, da varie persone, sul modo in cui Skinner a sua volta dal punto di vista metodologico smussa e adatta, confrontandosi con varie persone nel corso del tempo, la sua tesi, e soprattutto scende un po' a compromessi a poco sul fatto che non si possa parlare di verità o di appunto di verità storica al di fuori di un contesto ben preciso, diciamo. Quindi vedrei quell'intervento con Rorty come una tappa, diciamo, in questo processo di smussamento e di adattamento e di confronto critico delle sue tesi con vari stimoli che gli arrivavano nel corso del tempo. Quindi se dovessi dire qual è il ruolo che Rorty occupa in questa storia, direi è quello di una delle prime, forse, tappe filosofiche di confronto appunto con vari autori, che dagli anni 70 è arrivata almeno fino al 2002, ma poi è andata avanti anche dopo per certi versi. Bene, ci sono altre domande? Volevo solo dire che grazie ad Elisa Guidi, che ringrazio ancora, il seminario è stato registrato, viene registrato come sono stati registrati anche gli altri, e quindi può essere messo a disposizione di un pubblico più largo, più vasto, naturalmente, se è interessata al tipo di problemi di cui stiamo discutendo.
Vi ringrazio ancora molto e naturalmente Gio Maria, ma non solo, e ci vediamo per il seminario di fine mese con gli amici del Collegio San Carlo. Buona serata. Buona giornata. Grazie, buongiorno a tutti, arrivederci. Arrivederci. Ciao Marta, ciao.